pizza! Questa è la più perfetta di tutte. Clippatela perché una perfezione del genere non è mai accaduta. Non è mai accaduta. Buongiorno signori e benvenuti in un'altra nuovissima, spumeggiante, esilarante, scoppiettante, laggatissima live di Pezzi di Nerd. Mattutina, buongiorno! Ciao Cepsi, buongiorno Miriam, buongiorno Steve. Figa la sigla, non l'avevo mai vista, di solito all'inizio sto ancora dormendo. È tutto merito del buon Paolone Warbumper. Tutto farina del suo sacco. Ciao! Da capa fuori due sac, isto guaglione. Sergione, 37 mesi, il podio, il gradino più alto del podio del buon Sergione che da sempre mi supporta e che mi vuole bene, naturalmente, tutto questo bene ricambiato. Come stai, Sergione? Un lampo spacca in due il cielo e la chitarra di nuovo vero pezzo di nerd. Mi sa che il lampo sarà la mia chitarra che volerà fuori dalla finestra, che spaccherà il cielo planando giù dal balcone o dal poggiuolo, come si vuol dire. Grazie, Sergione, grazie mille. 37 mesi. Non li ho neanche io 37 mesi. Non li ho neanche io. Tra l'altro devo anche ringraziare il buon Brarob che mi ha sottoscritto il Prime offline, mentre ero offline. Quindi grazie anche a te, Bra. Grazie Sergione, grazie Bra. E grazie a tutti per essere qua. Come state? Come state? Ah, noi abbiamo una sfida in sospeso. Dai, facciamola subito. Così prima che io attacchi baracche burattini. Facciamola subito. Ci sta, hai ragione. Facciamo un FT2 rapido. Muy rapido! Vamos! Muy rapido! Aspetta, vabbè, cioè, mi si vede anche... Va bene. Quella, la zoom cam, di solito, è puntata lì per la chitarra. Ma è perfetto, cade a fagiolo anche sul joystick, quindi va benissimo così. Allora, facciamo la sfida con Steve... in FT2, che tanto durerà pochissimo, perché mi annienterà in un non nulla, sempre sperando che non faccia come ieri, che vada tutto a banane. Però io Steve non lo vedo, non lo vedo, ha paura, sono quasi agé. Come stai Sergione, come stai Mire, come stai Cepsi, come stai Steve? Tra poco male, perché ne prenderà veramente tante. Preparo dopo il audio per stasera, mi sto cagando in mano. Ma figurati che andrà benone. Banane lampone, chi c'era con te? Esatto, come cantava il buon Giannone Morandone. Allora, mentre aspettiamo Steve che arrivi, io direi di fare un piccolo recap di... è arrivato, mamma mia, quando c'è da darmi delle gran botte è proprio... Servizio Express. Can challenge user Steve Gouki at this moment. Why? Ah, forse perché l'ho fatto appena entrato. Ok. E minchia, se c'è da ficcarvi dei pugni in faccia, arriva subito, eh. Se no è lavoro e finisco a questo e mi imbelino sulla ciclabile perché mi hai tirato la castagna. E invece, se c'è da darvi delle mazzate, arriva subito, eh. Bestia se veloce. Allora, chiuso. Facciamone una con Jedha e una con Morrigan, dai. Sarà cattissimo, ma non mi farà due perfect, molto probabilmente. Scusami, ti riferivi a Cthulhu? Sì, Sadomaster, mamma mia. Vabbè, dai, la prima hit l'ho data, sono già contento così. Allora, io premo sempre prima, quindi quando salto devo pararmi, solo che poi non riesco mai a controbattere. Io paro, però poi non mi dà mai il colpetto, non ho mai capito questa cosa. Io salto, paro, non attacco, però se... non lo so, io sto gioco non lo capirò mai, soprattutto come non capisco a che cazzo servono i 6 tasti di merda, Capcom maledetta... che avesse pensato ad altro invece che rompere le palle con questi 6 tasti. Ecco, bravo, anch'io. Mi chiamavano tempismo di secondo nome. Ma
Umbe, guarda, sei arrivato nel momento giusto. Le sto prendendo di santa ragione. Ma era anche più che... Era molto scontata questa cosa. Allora, devo provare la mossa che mi ha consacrato l'Olimpo degli Spammoni, che è questa. Ma adesso lui lo sa che io la faccio. Io tiro, io tiro il dio Sega. Ecco, era lui! Era lui che ieri mi dicevate: hai detto una parolaccia, hai detto dio Sega. La mossa che faccio si chiama dio Sega. Ma veramente, andate a vedere i move list. Andate a vedere i move list di questo personaggio. Si chiama dio Sega. Grazie, Umbe. 31 mesi, che poi... Sergione 37, ma no, ho ripreso lui, vabbè, fa niente. Ma Umbe 31, ragazzi. The Follow, che volgarità. No, no, si chiama così, andate a vedere. No, no, gioca, gioca, è tranquillo, Steve. Tanto non cambia tanto la situazione. Ma perché io, ecco, adesso io mi stavo parando e non era... Il primo l'ho parato ed era overhead, ma io ero su. Non ho capito perché. Sbagliato. Non lo so. Io quando salto che mi devo parare, ci metto sempre una vita. Lui lo fa subito. Boh, non ho mai capito sta cosa. Noi, questa no, questa c'era, questa qua proprio veramente, questa non mi va giù, questa c'era proprio che c'era. No, questa proprio l'ho buttata nel cesso. Telefonata. Ecco, io devo sfruttare più questo, perché lui mi fa il merda. Io l'unica figata che c'ha Jedha è che con questa cosa qua, se mi salta addosso, io lo posso fregare. Però adesso lui che mi prende le distanze, l'ha capita, e io gli faccio questo. Stavolta t'ho preso. Adesso vi leggo anche, ragazzi. Anche questa telefonatissima. Cosa faccio? E poi io mi trovo in condizioni di arrivare in un punto che non so più cosa diamine fare. Preso! Ne ho vinta una! Buongiorno! Mi tocca passare un saluto veloce, purtroppo ho già stato... Ma vai tranquillo, Umbe. Ci mancherebbe. Hai guardato la wiki ed effettivamente è come dico io. Le mosse di Jedha, quella lì si chiama Dio Sega. E non è una parolaccia, è il nome della mossa, non è colpa mia. Ditela a Capcom. Mirien, ho condiviso privatamente con te il team di moderatore una serie di 3 trasmissioni consecutive. Grande, Mirien, grazie. Grazie mille. No, sbagliato. Lui è stronzo, lui è veramente stronzo, perché ha tool per fregarmi sia se salto sia se vado indietro. E poi c'è sta testata che mamma mia se veloce. No, ho sbagliato. Aia, no, ho sbagliato colpo. Ciao. Perché non sono capace a fare le prese in sti giochi di merda? Perché non le so fare? No, ho sbagliato tasto, volevo fare l'altra. Che pirla, ho sbagliato tasto, devo fare quella col pugno, ho fatto quella col calcio. Ciao, non fregato. Adesso entra nel loop delle prese. Sì, adesso entra nel loop delle... Perché non mi fa la presa? Mannaro! Ciao, Emma. Tra l'altro, ragazzi, andate a seguire Emma
A parte il fatto che è un bravo guaglione, Steve non andate a seguirlo perché è uno stronzo. No, però dai, stamattina mi sono comportato bene. Grazie, Steve. No, dicevo, a parte tutto, fate il... grazie, Steve. Grazie a parte, sapete che io gli dico tutte queste cose del merda e stronzo, ma lo faccio in maniera molto goliardica, assolutamente goliardica, ci vogliono tanto bene. Abbiamo anche pranzato assieme e poi per quello gli ho tirato una bella nocciola. Una bella nocciola trilobata piemontese sulla pista ciclabile, così si è fatto del male, così impara. Comunque dice, la madò, è arrivato Paolo. Guardate la bellezza della IA. Ha sbagliato solo una cosa, il nome. Ha sbagliato il nome e poi ChatGPT ha preso tutto quello che è giusto. Quello che è giusto è quel che sono. Pure i bot sanno chi sono io, pure l'intelligenza artificiale mi intelligia. Ciao Paolone, come stai? Comunque dicevo, Emma, a parte seguirlo, ho letto che sabato, Aurora, ho letto che sabato farà una live da, mamma mia, non mi ricordo, non me la ricordo, come si chiama sta ragazza che è bravissima, e sarà una chat, da cosa ho capito, collettiva di disegno, sarà sicuramente una figata. Se vuoi mettere il canale, Emma, visto che sei VIP, mettilo pure, seguitelo 16:30 se non sbaglio di sabato, sarà una figata. Ecco, Deadelite, sì. Bravi, bravo Steve. Comunque, bravo Gabriele, esatto. Penso che stai proprio suonando. No, me l'ha suonate lui. Però mi sono difeso stamattina. Mi sono difeso e anche ieri sera ho detto la mia. E sapete qual è il trucco? Non giocare. Perché più gioco, più divento scarso. Invece, se non gioco, non mi ricordo le mosse. Gioco basico e qualcosa lo combino. Dai, scherzi a parte. Basta. Andiamo perché, se no, tanto dubito di riuscire a finire in una mattina. Dubito fortemente. E andiamo ad avviare quello che sarà tutti cazzi mia. Dio, perché non c'è il Mezen? Perché non me lo vede? Perché è questo. Com'è bello tutto sbagasciata questa immagine. Com'è bella tutta sbagasciata. Momento. Allora. Com'è bella tutta sbagasciata. Allora. No, che cazzo sto facendo? Non voglio stracciarlo, voglio... Ok, così c'è. Scusate, devo mettere un attimino in pratica i miei fondamenti di informatico. Io sono zero proprio. Allora, ok. Ok, lo caghiamo qua. Lo allarghiamo un pochino. Lo mettiamo qui. Anzi, possiamo fare una cosa, lo stringiamo ancora un pochino, pezzo, falle prima le cose. No, li facciamo lì. No, ma cosa ho fatto? Non dovevo far così, sono un cretino e morirò cretino. È qua così, e allora adesso possiamo prenderlo, lo allarghiamo un po' così... Poi lo allarghiamo un po' di qui. Poi lo allarghiamo di nuovo un po' di qui. Un po' di qui. E dai. O meno ci siamo. Olè! Allora, ragazzi. Signore, signore, se ho chiesto di essere pericoloso per il genere umano. Ecco, quello spaventa. Quello spaventa molto. Allora. Andiamo. Kid Dracula. Signore e signori, auguri a me. Solo qua trovate il format, siamo videogame. Andiamo. Per chi non sapesse come funziona questo gioco, cioè questo gioco, questo format, praticamente io gioco i giochi, per adesso ho fatto solo NES, ma farò anche altro, invece che col controller, con la chitarra di Guitar Hero. Per iniziare il gioco vi farò vedere come sono mappati i tasti. Ripeto, è la prima volta che gioco questo gioco. Mai giocato. Totally blind run. Ok, allora. Start, pausa, select, farà qualcosa. Magari select mi cambia poi. Ah, è questo, select. Ok, l'ho mappato qua. Perfetto, allora. Select arancione. Giù blu. Destra, sinistra, su. Per arrampicarsi e per, presumo... No, giù, pennata giù, salto, pennata in su, sparo e ok, posso sparare su tenendo premuto il verde e l'altro. Andiamo.
You play video game, ma il termine può essere vedato. Esatto, esatto. Proviamoci, dai. Com'è l'audio? Si sente? Aspettate, sapete cosa posso fare? Posso togliere il sidechain, così anche quando parlo sentite lo stesso la musica. La musica! Dov'è? Filtro, 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 filtro. Togli il compressore, chiudi, alza un po' e mettiamo la musica. Olè, così si sente la musica e io anche se parlo si sente lo stesso. Bene, adesso dovrebbe andare bene. Peppone! Peppone piratone! Peppone, Peppone, come stai Peppone bello? Ragazzi, io vi dico che ho dato un'occhiata al... ho dato un'occhiata al... alla currency dei punti di fedeltà. Dico solo è. Fate top 3 se volete vedere quel è. Ok. Dobbiamo aspettare che passi. Guarda lì. Occhio, eh. Occhio, questo se ne vuole andare. Io ve lo dico, questo se ne vuole andare, eh. Questo se ne vuole andare. Questo vuole prendere il largo. Non so se si possano rompere, tipo in Castelvania, i muri. Finisco questa live o la schiena come è fatta, ragazzi? Aspettate un attimo, ho visto una cosa che non mi piace. Questa cosa qua dà fastidio. Ve la tolgo. Ok. Massera vive su Twitch, ha preso la residenza. Massera è un twitchiaro. Olè, abbiamo preso un cuore in più. Bene, pensavo mi desse l'energia, invece no. Semplicemente aumenta il cap. Ottimo. Vabbè, fin qua tutto bene. Pezzo di nerd, ora è 9.53. Fin qua tutto bene. Ecco, ottimo. Ok. Ok, questo è salta, quindi devo... potenzialmente posso anche saltare e attaccare io, per evitare di farmi... Allora, dove vado? Devo salire? No, qua c'è un cuore. Ok, quello che si illumina... quello che si illumina mi dà... mi riempie l'energia. Quello quadrato mi aumenta il cap. Ok. Ah, tra l'altro, ragazzi, ricordatemi poi... guardatelo qua, Victor. Come si fa già qua il salvino? Ok, F2... F4, ok, li ho messi come su RetroArch, così non mi sbaglio. Mi sembrava di aver fatto una roba del genere. Ok. Sbam, qua posso saltare? No. Are you serious? Are you serious? Mi si vede la chitarra? Sì, mi si vede. Ah, tra l'altro, signori belli, leggo già la chat poco di mio, figuratevi quando faccio questo, quindi... sapevatelo. Allora, Victor lo faccio passare un attimino, perché poi accelera lo stronzetto. Ma smettila che domenica ero in fiera a San Giuseppe, ogni volta che passavo davanti alle caldarroste ridevo come un idiota. Che poi non è una castagna, sarà stata una cazzo di ghianda, perché le nocciole in Spagna non ci sono, perlomeno sui viali. Le castagne neanche, a meno che non fosse una castagna d'India, ma dubito che abbiate le piante di castagne d'India ornamentali. Sarà state delle ghiande o qualcosa del genere. Allora, fatemi un po' vedere, qui cosa succede? Posso... no? Ah, ok, se gli salto sopra questo... ok, se gli salto sopra questo mi butta in terra. Ok, quindi qua... devo saltarlo, va. Strano che non si possa rompere niente, comunque. Molto strano. Allora, qua... ecco, esatto, sto per dire, se è come Castelvania mi arriva la roba volante. E quindi per la roba volante devo sparare mentre... mentre salto. Uno. Due, queste cadono. Tre. Mamma mia, sono fortissimo, ragazzi. C'è poco... poco da fare. C'è poco da fare, sono veramente... ok. Cuore che non si illumina... un cuoricino recuperato. Cuore che si illumina tutti i cuoricini recuperati, presumo. Cuore nel quadrato, cap. Cosa succede? Il 70 di Mosca.
Siemens, grazie per il follow. Scuba, ciao Scubino. Tra l'altro, Scubino, ieri sera sono finalmente in Italia. Allora, io praticamente sapete che quando fruisco di Twitch non da morto, non da streamer, sono da cellulare, quindi difficilmente riesco a interagire. Ieri ero stavo facendo merenda, che ero al lavoro, in pausa dal lavoro, e dovevo abbassarmi in pausa dal lavoro, e ho visto un po' Scubino giocare a Skyrim, ed è tanto tanto bello, carino, cucciosino e simpatico. Ok, come stai Scubino? Ciao Siemens, buongiorno, ci siamo trovati ieri da... Ah, ecco dove ci siamo visti! Canale che non conoscevo, di Retro Taverna. Canale che non conoscevo. Tra l'altro tu sei... Aspetta, tu mi hai regalato la sub! Mi hai regalato la sub! Grazie, tra l'altro, grazie ancora. Tra l'altro io... Ecco, bravi, shout a Scuba, ma fate anche lo shout a Retro Taverna, perché è un canale che non conoscevo. Noi ormai qua siamo nell'ambiente retro da anni. Da anni, ormai ci conosciamo un pochino tutti nell'ambiente retro. C'è stato Ciao Tu, è stato tirato dal nome Retro Taverna. Ok, sono entrato e stavano giocando tra l'altro Incredible Crisis, che io ho giocato la settimana scorsa. Solo che è una figata, perché loro doppiavano mentre i dialoghi, ma non doppiavano come quando li leggo io, che sono l'ultima la penultima ruota del carro, quindi neanche la ruota di scorta del carro, sono la penultima ruota di scorta del carro, cioè manco il mio riesco a fare. Cazzo, li doppiavano bene. E poi sono andato un pochino a documentarmi, perché non si dica che io non mi documenti sulle cose, e ho scoperto che loro fanno i doppiatori, e quindi tanta roba. Poi ho letto anche il cognome Ward e ho detto, secondo me qua c'è della familiarità. E infatti, Stevens, correggimi se sbaglio, è il nipote di Luca, vero? E tanta roba, sono stati bravissimi, cioè nel senso, io ho ascoltato un attimino, mi è bastato un attimino per innamorarmi, perché doppiavano, ma bene, ma bello così, bello, non come sai quando noi leggiamo le cose, sì, devo dire che, questa cosa, cioè, come facevo io ieri, come faccio io di solito, cazzo si è doppiato bene, quindi fatemi lo shout a Retro Taverna, perché sono bravissimi, chi è? Oh, Pierinone, questo compare in un minigioco di WarioWare su Game Boy Advance. Esatto. Ciao Pierinone, come stai? Bello. Allora, fateci un salto di traverso, se non merita quello che fanno. Esatto. Allora, grazie ancora per la sub, comunque, e per il follow. Spero che mi troverai anche bene qua. Io mi presento un attimino. Ormai da 3 anni rompo le balle su questo canale. Tendenzialmente la mattina nei miei stream canonici dalle 9 in avanti. E la sera mi puoi trovare nell'ultimo venerdì del mese, quindi non questo, in questo caso di marzo, sarà il prossimo, dove organizzo ormai da 3 anni la sala giochi. Il campionato di nerd. Cosa sono i campionati di nerd? Sono i primi eccezionali tornei di retro game online arcade su Twitch Italia. Quindi i vecchi giochi da sala giochi li torneizziamo ogni volta con giochi diversi. Se volete anche voi partecipare o venire a trovarci, siete tutti benvenuti. Punto esclamativo social per i social, Telegram, Discord e quant'altro. E potete anche voi provare la bellissima e mirabolante avventura dei tornei. Adesso andiamo avanti, perché sennò non giochiamo. Ciao Paccio, come stai? Comunque, questo qua è il format nel quale io gioco i giochi con la chitarra di Guitar Hero. Non so se avete notato, c'è questa piccola particolarità che io non sto giocando col controller, ma mi voglio veramente male. E questo gioco che sto giocando oggi lo gioco per la prima volta, è la mia prima run in assoluto, quindi mi voglio doppiamente male, perché di solito gioco i giochi che conosco e invece no. Cosa devo fare? Left? Io non ho capito cosa è successo, ma vabbè, finché sono minigiochi non mi interessa. Allora, salviamo. Ciao Vince, buongiorno, ciao Atkat, ciao belli ragazzi che state arrivando tutti, belli caldi per vedermi sparare qualche amenità gratuita. Cadenza di fuoco vergognosa, ma va bene lo stesso, è cucciosino, però Dracula. Per chi si chiedesse come sono mappati i tasti, chi è Cotton? No, dai, ricarichiamo, perché io non so poi se ci siano i continui in questo gioco. Quindi nel dubbio ricarichiamo, anche contando che è la mia prima run in assoluto. E sembrava la streghetta di Cotton. Abbassiamoci. Allora, per chi si chiedesse come sono mappati i tasti, allora, pennata giù è il salto, pennata in su è lo sfaro, aiuto, lo sapevo. Sinistra e destra sono questi qua.
su il verde, blu mi abbasso, select. Oh, aspetta, ho preso della roba. Ma aspetta, ma come faccio a usare homing? Come faccio a usare gli spari speciali? Qualcuno l'ha giocato? Allora, di solito in Castlevania è su e sparo, ma su e sparo non fa una cippa di niente. Questo è il normale. Come si fa? Comunque, ciao Zu, ciao Peppe, ciao a tutti quelli che mi hanno raggiunto Aurora. Benvenuti. Come si fa? Io sì, ma non mi ricordo un cazzo. Non riesco a capire come si fa a sparare. Come faccio a sparare? Devo tenere premuto? Ah, ok. No, però è una merda così. È una merdissima. Perché io non posso tenere premuto e saltare avendo mappato la... Mercoledì. Avendo mappato la pennata al contrario, non posso tenere premuto e saltare e colpire in salto. Porcaccia, questo probabilmente sarà un problema poi più avanti. Vabbè, vediamo, fin dove riusciamo andiamo. Per ora, fino ad ora non ho mai fallito. E ne ho fatti di giochi con la chitarra, figlioli belli. E ne ho fatti. Me la son tirata. Ah, cuore. Non ci arrivo, devo scendere di là. Bel salto! Complimenti. Come ci arrivo lassù, scusatemi? Allora, fatemi un pochino analizzare la situazione. Allora, la situazione da analizzare è molto... Ecco, fantastico. Non così. Bene. Allora. Ah, ok, devo andare su e salto di qua. Mamma mia, che rallentamenti! Loro, come stai, Loro? Tutto bene? Tutto bene? Allora, voglio andare a prendere assolutamente il cap del cuore, quindi... No, ho sbagliato giro, devo saltare lassù. Ma niente, aspettiamo. Come stai, Loro? Ora! Ora! Dai, però! Sapete cosa? Secondo me devo cambiare piattaforma. Ok. Allora, sì, scendiamo perché è troppo fondamentale il quinto cuore. Ma proprio troppo. Ok, adesso io direi di fare un salvino qua. E mo? Ok. Ha funzionato, metodo scientifico. Hai visto come ha funzionato? Oh, bravi ragazzi che mi aglietate la mattina tenendomi compagnia. Spero un pochino di restituirvi l'aglietazione, l'aglietamento e non l'alienazione. Di me che sto giocando un trenino? Ogni tanto si sfarfalla, si marmella così è l'emulatore, ragazzi, non... Oh, oh. Oh, oh. Ah, lo sapevo! No, le montagne russe, no, ti prego! Ti prego, le montagne russe, no, le odio! Chi è questo? Se lo salvi, ti salva. È la Mu! Dove vai? Dovrei salvare, sì, avete ragione, ma non ce la faccio! Mamma mia, che rallentamenti, ragazzi! È normale! No, dai, no! Ma perché è andato indietro? Ma perché è andato indietro? Allora, voglio questo. Voglio questo perché devo utilizzare il carico speciale, special 8. Porco. Perché l'ha meditato? Va bene. Ma precisamente che cosa è successo? Tra l'altro, avete visto... Ve lo fa, vi fa iniziare il livello dall'inizio. Cosa è successo, Loro? Sono in quel particolare momento dove così non lavoro ma non mi stanno pagando qui. Oh madonna, che palle, Loro. Guarda, abbiamo parlato non è tanto tempo fa proprio delle situazioni lavorative. Che due palle. Ma dai, ma cosa fai? Dove sono finito? Spam! No, voglio questo. E... Sbam! No, vabbè, ma è normale che rallenti così. Ma che cosa sta succedendo? Sì, ti spostano, esatto. Ho visto anch'io che ti spostano, però ho visto che...
se io tengo premuto, lui o si è buggato, tipo si è messo a planare, ha fatto una roba, una roba pazzesca. Allora io qua allora salto per non saper né leggere né scrivere. Oh. Ok, saliamo qua. Ho salvato proprio sulla hit come il mio solito. Mettiti questo, mettiti questo. Anche questo. Madonna, che casino. Ma dove mi sono andato a impelagare, ragazzi? Sono fermo. Le papere anche. Dai. Ma no, ma è impossibile sta roba. Ma se così ha detto, dopo cosa fa? Tra l'altro scivolo. Scivolo dalla piattaforma. E poi va tutto a rilento. Come mai? Salva qua. Oh! Ma poi salto. E va completamente a banane. Ma perché? Che non devo saltare, semplice. Allora, adesso ho tre cuori. Ah, sono arrivato. Oh sì, voglio i piedi per terra. Voglio i piedi per terra. Impossible game, posso accompagnare. Esatto. Non si può arrivare senza save state. Con questo, certi. Con questo. Semplicemente con questo e non con questa. Tra l'altro, ragazzi, rifaccio un pochino di pubblicità a questo controller. Da 13 euro, preso su AliExpress, consegnato in 10 giorni. Fa il suo. Fa il suo anche in wireless. Fa dannatamente il suo. Il character design ricorda qualcosa di molto vecchio. Castlevania. No. Fermo, fermo. Mamma mia però che rallentamenti. Ok. Allora concentriamoci adesso. E ce la posso fare. Ce l'ho sempre fatta, non ho mai droppato un gioco nel format suoniamo i videogame suonati con la chitarra. Ok, qua c'è boss, mi sta tanto di boss qua, eccolo là, un pollo. Preso. Ok, non devo stare, devo stargli non sotto. Mi ha fatto il dive kick. Oh Giuda. Vabbè. Bello l'homing però. Ma scusatemi, ma i... E come dovrei fermarla, scusami? Quando mi si butta così. Come dovrei fermarla? Non ho capito. E come la fermo? Saltarla non me la fa saltare. Adesso proviamo. Ah sì, me la fa saltare, ok. Boom. Aia. In là. Salta. Bravo. Olè. Pollo spennato. Mi lancia i polli arrosto. Fa come i cuochi, esatto. Ciao Stack, come stai? Stack, ti dovevo dire una cosa, ma non mi ricordo che cosa ti dovessi dire. Porco Giuda, ho detto gli devo dire una cosa e non me lo ricordo. Non me lo ricordo, Stack, abbi pazienza. Allora, turn pop. Can, lottery one shot. Dai, proviamo a caso, tanto dove vado? Qua. Ciao Stecchino, come stai? Sarà contento Richard Branson, esatto. Allora, vediamo se ho salutato tutti. Scusa, Barda non l'ho salutato. Come stai? Ben ritrovato. Belli voi che siete qua. Scusami se ci ho messo un attimino, ma come vedete sono un attimino nel lottery. Allora, you got lottery. Please enjoy. Allora, giallo 5 vite, you got... Ok. 3 coins. Non ne ho neanche una. Ah, ne ho. Infatti non ne ho, 0 coin. Vai avanti.
forse qualcosa di challenge. No, non mi sembra. Devo dire qualcosa e non mi ricordo cosa. Secondo voi se vado qua cado? Ah no, posso nuotare. No, 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 l'acqua no. L'acqua no, non me la meritavo l'acqua. Nei videogiochi non se la merita nessuno. Né l'acqua e né tantomeno il ghiaccio, che tanto so che arriverà. Ciò che arriverà, ciò che arriverà. Vabbè, allora ditelo. Ok, facciamo così, va, proviamo ad andare avanti. No, no ragazzo mio, devi andare in acqua, perfetto. Ok. Bene. L'acqua dei videogiochi è stata creata a Lucifero in assenza d'acqua all'inferno. Lucifero ha detto perché? Perché? E allora la creo nei videogiochi, la creo io. Voi! Ma guardo che sei proprio una schifezza. Ah, ci arrivavo. Però non so se sia peggio l'acqua o il ghiaccio. È una dura lotta. È una dura lotta. L'acqua è tanta roba, ma il ghiaccio. Ma il ghiaccio. Qui cosa fa? Oh, ho visto. Non ci arrivo. Come faccio? Come faccio ad arrivare lassù? Complimenti, non così sicuramente. Ah, ho capito. Capito un cazzo, ragazzi. Probabilmente devo farli sequenziali. Devo fare i salti sequenziali. Credo di aver capito. Ce l'ho, ce l'ho. Whee! Ok. Con una musica di scimmiotta da lontana, Underwater, esatto. Palesemente. Il rimando non è puramente casuale. Allora, F2. Allora, io faccio così. Poi... così. E così. Ah, ok, ok, ok. Difficile però, eh. Tra l'altro è difficile calibrare bene quando mi devo sganciare. E dai, andiamo ancora più su. Olè. Olè. Troppo. E dai però. Se si incastra è finita. Questa volta c'è. Tanto lo sapete che non vado avanti finché non prendo quel diamine di cuore. Sapete? C'è. Oh, finalmente. Bravo, bravo pezzo. Bravo pezzo, ce l'hai fatta. Sei un campione. Olè. Finisce sempre perone, ma non un campione. L'altro. Oh, bene. Però troppo facile nemmeno il piatto limitato per stare in... è vero, quello sì. Però non dirglielo due volte. Non dirglielo due volte che poi me lo facciano. Allora, qua presumo di dover scendere. Naturalmente la sorpresa è sempre in agguato. Questi qua non fanno nulla. È una scala. Cosa fa? Cosa fa? Ah, sono bimbini che nuotano, non li avevo mica riconosciuti. Sono bimbini che nuotano, con gli occhialini, nuotano a dorso. Guarda che carini. Finché non vi toccano, sono carini. Vai giù. Oh oh. Oh oh. Allora, devo rompere. Ok. Quando sono girati, perché sparano quando li spaccate, sparano a seconda della loro giratura. Questo lasciamolo lì, va. No! Orco Giuda. Ciao Saga, come stai? Mi viene sempre di chiamarti Sagat, non so come mai, chissà come mai. Vai! Non tu! Come stai? Sagabello, sei pronto per
il 31. Porco Giuda. Difficile, 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 perché ti hitta e ti rallenta, ma non ti fa ricambiare direzione una volta che sei in salto. Allora, io ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. E l'idea è castare l'homing. Io adesso... ho sbagliato, sono morto. Mi tengo l'homing e me lo precasto. Me lo precasto quando salto. Sentite anche che gergo tecnico, che linguaggio forbito che tiro fuori ogni tanto. Porco Giuda, maledetto. Quanti livelli ci sono? 3, vero, in questo gioco? Pronto a prendere sberle. E si spera darle, ma sì. Ma sì, ma stai tranquillo. Ah, ha cambiato giro? Non girava al contrario prima? L'amico Fritz qua. Allora, precastiamo. Ci arrivo! Ci arrivo! Non ci sono arrivato. Porca miseria. Con calma. Vai. No, 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 che saltino mai fatto. Il saltino giocherelloso. Allora, adesso io mi salto. No, no, arriva! 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 Anche di questo! E anche questo! E se non ti basta questo? Ah. Mamma mia. Vai su. No, che pirla. Pirla pipì. Pirla patentato. Cosa ci racconti di bello, Saga? Tutto bene? Boss. Ho paura a fare il save qua, perché sono solo 3 cuori. Però so che ce la posso fare. No, mamma mia, tutto rallentato così, no. So che ce la posso fare. Ok. Fin qua. Nulla di difficile. Zan. Ma tra l'altro non mi consuma niente lo sparo speciale. È una figata questa cosa. Cioè, ho lo sparo speciale infinito. Zan, allora scusami, sfruttiamolo. Tra l'altro anche la bomba. Però, come vi dicevo, non ho la possibilità di saltare e precaricare lo sparo. Quindi mi affiderò molto all'homing. Bene. Allora, la cosa bella che ho visto fino adesso è che i boss sembrano abbastanza facili rispetto al resto del livello. Dove è andato? Oh oh, è andato. First try. First try. Guardate come impara il pattern immediatamente, come bere un bicchiere d'acqua. Oddio, che è successo? No, la flight skill, no. E lì saranno dolori. One shot. No, di nuovo devo sparare il coso. Non avevo capito come funzionasse. Ma tanto non ho monete. Non ho monete perché non... Don't hit the scale or you lose. Tanto mi dice... non ho monete. Ok, chi se ne frega. Va bene, tanto noi delle vite ci interessa relativamente. Eccolo qua. Lo sapevo. Il ghiaccio. Fly. Ce lo salvi, ti salva. Ma è volo all'infinito? Fatemi capire. No, la risposta è no. Cazzo, devo salvare, avete ragione. Ho salvato però. Aspetta, mi sembra... ho salvato. Ok. Se potessi solo precaricare sto diamine di colpo, lì mi tengo questo, faccio così e ciao, glielo sparo ed è fregato. Problema che io non posso, a meno che sì, potrei. Faccio così,
Così, però è difficile. Però è difficile. Ok, le monete me le dà quando gli uccido con lo sparo speciale. Male questo. Questo è male. Questo è male perché, come vi ho detto, è difficile uccidere i mostriciattoli con lo sparo speciale. Prega niente. Allora, no, cambiamo. Ok, ho preso un'altra moneta. Oh, cuore! Cuore, grazie. Ma quelle sono online? Che cosa? Ah, Final Fantasy 13. Io... Allora, io ti dico. Io... Chi mi conosce lo sa. Punto esclamativo, chi mi conosce lo sa. Mi battaglio da una vita per quanto riguarda Final Fantasy 13. Perché la gente lo prova e lo droppa dopo un'ora, mezz'ora. Io vi dico, provatelo. È una saga, per me è una saga della Madonna. Ah, saga! E tutti e tre sono bellissimi. E io, onestamente, li ho adorati. E anche il sistema di combattimento mi piace un sacco. Ma porco Giuda. E anche il sistema di combattimento mi piace un sacco. Quindi recuperatevelo. Recuperatevelo perché per me vale la pena. Una volta che capite bene come funziona il sistema di cambio del... Com'è già che si chiamano? Non mi ricordo neanche come si chiamino. Non i Junction, i... Optimum? Optimus? Optimum, forse. E tantissima roba. Bello, bello, bello. Ti dà soddisfazione. Il motto di questo gioco è... Cioè, innanzitutto, ciao Apple. Se il mondo esistesse un po' di meno, ognuno sarebbe più meno pensiero per il problema, il mondo sarebbe assai più bello. Dai, bello, bello, ci sta. Ciao Ginyu, come stai? Ben ritrovato, caro. Me lo fate anche uno shotino a Ginyu, per piacere. Come stai, Apple? Grazie per aver scritto per la prima volta in chat. Come stai? Cosa ti ha portato? Cosa ti ha spinto a venire in questo stream di amenità e scarsità? Sono comparso sul Twitch... Sono stato consigliato a te da qualche amico? Sono stato consigliato a te da qualche nemico? Cosa che potrebbe essere anche probabile? Vabbè, come vedi, stiamo giocando. Akuma Joe! Dracula Q... Ah no, qua devo volare. Qua devo volare. Volere volare. Ti gioco alla chitarra? Quanta proagine, no? E quanta voglia di volersi male. Sì, sì, questo qua è un format che faccio ormai da... Perché non mi trasforma? È un format che faccio ormai da un po'. E... Mi diverto. Mi scelgo... Di solito mi scelgo giochi che conosco. Oggi ho voluto strafare. Ho voluto veramente farmi del male fisico e ho scelto un gioco che non conosco. È la mia prima run. Ma io posso volare in su? Io posso volare in su? Ah sì. Ah però... Allora, insta kill gli aculei. Tra l'altro bisogna anche dosare il volo. Cioè, totale. Ah no, qua eccomi, se sto vicino al muro mi cancella l'animazione. 5, 4, ci sono anche i secondi per quanto si può stare trasformati. Allora, ora. Vedete? Mi cancella la trasformazione, però... In effetti... Sono apparso sulla home. Bene, bene, bene. Mi fa piacere. Benvenuto, allora. Anzi, benvenute, perché non so se tu sei un lui o una lei. Benvenute, grazie. Vabbè, ma come si fa? Ah, forse ho capito. Si fa che devo anche compensare sia in alto che in basso. Madonna, che casino. Che casino. Col pad sarebbe tutta un'altra solfa, eh. Secondo me devo compensare su e giù per tenerlo assestato in volo. Vediamo. Allora, la cosa bella... Altro che assicurazione, ti serve la pensione di morte. Death save! Complimenti. Posso tornare indietro come su RetroArch? No. Porca puttanazza, porca il death save. Quanto è che non ne facevo, ragazzi? Penso parteciperai anche tu al tour di Zona Warpa? No, non credo, sai loro. Non credo. Io purtroppo non ho niente da dire in quello. Non...
sono veramente... Mi piacerebbe saperne, ma non so niente da quel lato lì. Purtroppo... Non so veramente nulla dal lato programmazione e quant'altro, quindi lascio fare... Sì, vabbè. Lascio fare a chi sa. I believe I can fly, esatto. Archelli insegna. Insegnami a volare. Allora. Andiamo giù. Cambiamo, mettiamo il pippi. Scivoliamo, perché sennò... Pigliamo gli aculei. Aspettiamo che vada un pochino più giù. Ok. Ora salviamo qua. Sbam. Tu vai, loro. Ma Mega Drive. Allora, ho giocato Magical Hat no Buttobi da poco. Per... Ma vaffanculo, ho fatto carica invece che salva. E penso che quello lo porterò con la chitarra, perché l'ho provato ed è fattibile. Sono sempre molto spaventato a portare roba non NES per il fatto che non ho abbastanza tasti sulla tastiera. E, però quello lì vorrei provarlo a fare, perché comunque ha solamente due tasti. Ah, visto? Mamma mia, che casino! No, come faccio? Un disastro qua. Allora, allora con calma, su. Ok, fermo lì. Poi. Piano, piano, piano. Ok. Il volo è... No! Devo passare lì in mezzo! Ma veramente? Ma veramente devo passare lì in mezzo? Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Su. In là, giù. Giù, giù, giù. Vabbè, perlomeno non sono morto. Su. Ok. Vai! Vai! Sì! Maledetto! Il garretto mi ha salvato! Mi ha salvato il garretto! Maledetto il garretto! Culo, veramente! Oddio santo! La foca! Non ci arrivo ancora, devo salire un pochino di più. Ok, ottimo! Che botta di culo, ragazzi! Allora, mettiamo l'homing. Homing missile! Sì, però valla a prendere. Ce lo salvi, ti salva. Ah! Ah! Prendila. Oh, però l'ho mancata. Di nuovo homing. Salta. Bravissimo. Non mi respawnare. Wow. Wow. Ok, allora io ora devo di nuovo. Adesso salvo, ho sentito. Faccio subito, Voglio andare a prendermi il cuore. Così rifiliamo bene la vita. Perché sicuramente qua adesso c'è una boss battle. Non farmi pentire di non aver salvato, per favore. Ok, grazie. Comunque nel senso di una warp che non serve saper programmare per fare videogiochi. Sì. Però... Aiuto. Non so come spiegarvi. Mi sento un estraneo. Mi sentirei un estraneo e un... Non so come dirvi. Non so come... come... Aia, sono rimasto a guardarlo e... Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di me, sei un pezzo di me. Allora, io faccio così. Oh oh, oh oh, no, 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 non me lo meritavo. Non me lo meritavo, Scusami, ma non me lo meritavo proprio. Mi sono trasformato in pipistrello. Volevo l'altro. Questo. Sono morto? È morto lui. First try, ragazzi.
te non sei un estraneo mai, Pezzina, lo so, però mi ho sempre paura di fare la figura di quello che vuol fare cose che poi non è in grado, e quindi non lo so, ci penso, anche perché ho sentito stamattina Fabio che diceva che vogliono, che faranno una tappa a Torino. Vediamo, grazie dei GG ragazzi, grazie dei GG. Salve Cesare Augusto Garnada Lopez? Aspetta che lo leggo con calma. Cesare Augusto Garnada Lopez. Thanks for the follow, grazie per il follow e benvenuto, benvenidos, welcome here e grazie per il follow. Salve, no, è scritto in italiano, perfetto, quindi benvenuto, grazie per il follow, mettiti comodo, scusa se ci ho messo un attimo a ringraziarti, ma come vedete sono un attimino alle prese con una presa abbastanza cervellotica. Penso, ma se volessi riscattare un solo personaggio come te lo mando su WhatsApp, su Telegram, voilà, mi mandi un MP3 qua e io te lo metto. Questo gioco qua è Akuma Joe Special Boku Dracula Kun, è una parodia, chiamiamo parodia, gioco chibi di Castlevania, mettiamola così. La particolarità nel format sugli videogiochi, come vedi che invece che usare il pad utilizzo questa e se volete vedere anche le altre run, così come anche tutti i tornei che ho organizzato, così come anche tutte le live, sono tutte nei VOD, c'è proprio la raccolta dei suoniamo i videogame. Devo fare zero, naturalmente ho vinto zero. Game over, grazie. E ho fatto tanti giochi, penso più di una decina, e ne farò ancora, perché è un format che comunque sostanzialmente mi diverte. Che significa Relentless? Oddio, no, ma lo so, me l'hanno detto che questo gioco è difficile, io solo che non ho ascoltato nessuno, come al solito, e ho detto no, voglio farlo, nella mia prima run in assoluto voglio farlo con la chitarra, perché è bello così. Allora, qua li devo trasformare in Pippi. Oddio, mi caga gli alieni. Trasformiamoci in Pippi. Qui. Giù. Ok. Non mi cagare l'alieno. E allora, io... mi raccomando, non sono di Torino, ok? Ok, io sono della Granda. Non mischiamoci con i torinesi, mi raccomando. No, scherzi a parte. Sono piemontese, ma non sono di Torino. Sono della provincia di Cuneo. E quindi non è vicino a me, però Torino diciamo che è un'ora di macchina, un'ora di treno. Quindi fattibile. Diciamo fattibile. Dove è andato? Ma cos'è questo? Un ninja? E sentivo Fabio stamattina in live che diceva che è proprio questo, che... citazione a Gorillaz, questi palazzi e i gorillini che saltano. Citazione a Gorillaz, sì, secondo me sì. E diceva anche che voleva fare una data a Torino. Quindi effettivamente ci potrebbe stare. Anche perché è una vita che non lo vedo, il buon Fabio. Adesso è a Noli, io oggi tra l'altro vado a Savona per lavoro. Ci si potrebbe anche, secondo me quel salto lì non ci arrivo, col salto normale. Ci sono arrivato invece. Quindi magari potrebbe anche essere una cosa per rivederlo. È una vita che non lo vedo. Oh no, il treno, no, vi prego, basta treni. Basta, ne ho già fin sopra i capelli tutti i giorni. Cosa succede? Vabbè, se sto giù, sono tranquillo. Ah, però devo andare avanti. Ah, ma posso stare anche dritto. Vabbè, se posso stare dritto... non devo saltare, però. Mi sembrava che non arrivasse qualcuno. A scialacquarmi l'ultimo quinto di Wallera che non mi ha ancora scialacquato. Tanto, ragazzi, sono contento di dirvi una cosa. Mi hanno dato la key, finalmente, lo volevo tantissimo quel gioco. Have a nice death. E lo porteremo. Lo porteremo sicuramente a breve. Prima voglio finire Gal Guardians, bellissimo.
E poi voglio giocare Zeppelin Bigone, che abbiamo iniziato ieri e che, mamma mia, quanto è figone quel gioco. E poi penso che, mamma mia, quanta roba ho da giocare. Ho anche da finire Brock the Investigator. Ho da iniziare ciao. Ho da iniziare Broken Sword 5, che ho vinto dalla maratona del buon Paolone. Quanta roba ho da fare. Mi ha dato un altro gioco, un'avventura grafica che sembra fighissima, si chiama Mozart Requiem. È un'avventura grafica che sembra veramente una figata. Tema costume tipo mozartiani. Tra l'altro mi viene in mente Mozart, mi viene in mente il film Amadeus. Ragazzi, se non l'avete mai visto, andate, guardatevi il film Amadeus, perché è una figata totale. No! Ha suonato e non mi sono abbassato. Adesso vi leggo, scusatemi, ma come vedete sono un attimino nella nitta, tradotto dal piemontese all'italiano fango, diciamo fango. Oh oh, bello, sono arrivato, sono stato bravo, però sono stato bravo, sono stato molto bravo. Ciao Marco Mastro, come stai? Ritrovato, come stai? Ciao Alex, ciao Belloni, arrivo a 50k e lo riscatto, che cosa? I Gorillaz a me piacerebbe tanto, ma non sono mai stato in grado di emulare quella roba lì, tipo Windows 3.1, 486, quella roba lì. Io regalo Shiny su Violetto e Scarlatto. Io non gioco ai Pokémon, sai Cesar? Non ho mai giocato un gioco di Pokémon. Mai. A Torino ci sei tu, Saga? Ma scusa, ma perché non ci vediamo per un caffè? Allora, io oggi, Saga, guarda, te lo dico. Sono a Torino dalle 6 meno un quarto alle 7. Se ci sei, un caffettino a Porta Nuova volentieri. Non posso allontanarmi dalla stazione, ma a Porta Nuova, se sei in giro, un caffettino molto volentieri. Venire a Torino in treno da casa mia è una rottura. Immagino. Penso che passi qua da Zeno di fare. Sì, assolutamente, loro. E se tu passi da queste parti, come mi hai detto, se ci sono, stravolentieri. Però quel weekend, come ti ho detto, ho un impegno. Però si potrebbe magari riuscire a organizzare una scappata lunedì o il martedì, eh. Tornato con mille chiamate, ben tornato Paolo. Io ti intendo tutto, sto registrando cose, voglio bene, sappiate tutti dare capuzzo, ma noi non ti vogliamo bene e neanche ci fregava niente cosa stessi facendo, Pacione. Scherzo, fategli uno shout. Mi piace dissare Pacione e a lui piace essere dissato da me, naturalmente. Ragazzi, questa mattina, come avete visto, ho fatto casino di andare in live, la connessione ha fatto girare le palle ancora prima di partire, quindi come al solito, se crasho non scappate che torno, eh. No, non ho mai giocato in Pokémon, però c'è gente che gioca a Pokémon, sicuramente, quindi magari gli può interessare questa cosa. Io non ho mai giocato a un gioco di Pokémon e prima... Ah, non era un boss? Non pare. E non mi dispiacerebbe provarlo, non mi dispiacerebbe provare un gioco di Pokémon, ma ho paura che mi ci infognerei tantissimo, essendo un amante dei Japan RPG. Allora, i Fiumi Street Times... Andiamo allora. Where do you live? Brazil, USA, Tokyo. Ma io cosa devo fare precisamente? Ha fatto tutto da solo. Where I am from? USA. Tokyo? France? Ma cosa sta succedendo precisamente? Non riesco a capire. Ah, tra l'altro scusatemi, c'è il... Che cosa ho sbagasciato qua? Cerco di mettervi un pochino a posto la roba che ho visto adesso essere... Ecco. Ok. Sta facendo tutto da solo e non ho minimamente capito cosa devo fare. Ma quindi sono morto? No, mi ha fatto avanzare. No, sono morto! Brutta bastarda! Ah no, aspetta, aveva detto... Tokyo? Ok, devo rispondere. Allora, dov'è che abitava questa? In Brasile? No, negli Stati Uniti, dai, cazzo, la Statua della Libertà. Ah, ok. Salviamo. Question!
Where I'm from? Hai detto Francia, mi sembra. Oddio, non ci sono le cose. Ok, che culo. Devo rispondere prima, esatto. Which of these is most common? Ninja. La so! Fanghi di alga guam. Che botta di culo! You win! Grande! Visto che la pubblicità serve, fanghi di alga guam e voilà, ho vinto. È un boss truffaldino, esatto! Got hang skill. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, oh no, altro che gira il pad. Quindi praticamente se qua mi girate il pad io devo rimetterlo giusto, perché se io vado avanti giro, madonna che casino, ma voi non mi girate il pad, giusto? Mi hanno regalato un Game Boy Advance S, che bello che è il Game Boy Advance SP. Con Pokémon Zaffiro devo assolutamente recuperare, l'unica cosa è cambiare la pila della cartuccia che non regge il salvataggio. Vabbè, ma quello dai, cioè, easy easy. Just a color and gonna win extra lives. Ok. Right. Sorry. You don't need moneta. No avere moneta. Ok, allora. Vamos. Il cactus. Bam. Che dodge! Che dodge, miraculous dodge. Miraculous, se lotta con me, il male si deve arrendere. Miraculous e la magia. Madonna quanto sono gasato con sto coso. I miei figli gli piace sto Miraculous, una sorta di Sailor Moon alla fine moderna. Ma alla fine non è neanche male, eh. Ci sono dei plot twist, niente male. Da dove esce? Da che pertugio esci? Ma e sei una mega merda? Scusami, io me ne vado allora. Rallenta, 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 rallenta. Voglio che tu rientri nel tuo pertugio. Va, ecco, bravo, vai da dove sei arrivato. Cuore, 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 bello. Almeno una cosa di francese l'ho fatta bene, esatto. Io l'adoro, l'adoro. E la sigla mi piace tantissimo anche. La sigla mi piace veramente un sacco. Moneta. Allora, dobbiamo ricordarci di crepare di mazzate con le special almeno 3 nemici, così da poter avere il bonussino alla fine. Vai. C'è un gatto che sta bene, ma di notte pensa solamente a lei. Qua devo diventare Pippi. Qua devo diventare Pippi. Vai, Pippi! Oddio, ce l'ho fatta. Oh no, aspetta, 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 torna normale. Allora, homing. Beccati questo confetto. Liscio. Poi niente, allora lo uccidiamo così. Perché non l'ho vinto? Ok, è andato, adesso diventa un Pippi. Vai Pippi! Bravo. Potrei anche osare a volare di sopra, ma non me la sento. No, dai! Perché sono due? Perché sono due? No, scusami, ricarichiamo. Ho sempre ricaricato. Ip! Pupaz! Grazie per il follow e benvenuto! Come la va? Come la va? Come la va? Cosa ti porta qui? Miraculous, ho visto prima stagione, effettivamente meritava. E vai più avanti. Verso. Adesso non mi. Io sto aspettando che escano delle stagioni nuove, perché più avanti ci sono delle rivelazioni sensazionali. Scontate, ma sensazionali. È bellissimo, eh. Come stai, Pupaz? Grazie per il follow. Dici qualcosa di te. Come mi hai trovato? Come hai avuto la sfortuna di capitare su questo canale? Vieni, vieni in chat che ci presentiamo. Ci presentiamo. No!
questa musica arabeggiante. Vai. Olè. Andato. Fermati. Salva. Oh, ma ci siamo già incontrati, mi pare. Ah, sì? Ah, sì? Beh, senza dubbio mi piace anche quella. Allora, avevo capito tutt'altro rispetto a sigla. Vinsero battaglie grazie alla loro sigla. Ciao Beluz, grazie per le botte ieri, grazie per le botte, grazie, grazie mille. Però, come dicevo, stamattina di nuovo Steve mi ha sfidato e abbiamo fatto una sfidina. Grande saga, mandami MP3. Io stasera barra domani mattina hai il suono, a meno che io non mi dimentichi, speriamo di no. Però sì. E dicevo, dai, non mi sono comportato male né stamattina né ieri, eh. Qua secondo me crolla tutto, ecco, lo sapevo. Non mi sono comportato male. No. Ok, devo sparare. E ho quasi bisogno del terzo caffè. Ah, il brutto è che... Come posso fare? Cosa gli posso tirare addosso? Questo, perché se io sparo lui rallenta, cioè si blocca. No, ma scusami, lì se c'è quello vuol dire che, ah no, tanto niente, non me la rischio, dovrei usare il pippi, ma non me la rischio perché tanto ho 5 cuori. Bello, grande, avevo 5 cuori, però... Ah no, c'era la piattaforma. Però io ora posso pippare. Posso trasformarmi in pipistrello e andare su a prendere il cuore e rifillarmi l'energia. Mamma mia, ragazzi, quanto sono furbo. Che trick. Posso volare, esatto. Posso volare però solo per 5 secondi. E quindi dove mi cadeva il coso. Mi prende i capelli. Mi ha preso tutto. Non solo i capelli. E quindi stavo dicendo, dove crollava il pavimento. È vero, però se io non toccavo il pavimento avrei potuto volare. E poi però avrebbe preso comunque a, come si dice, a crollare dal punto in cui io mettevo i piedi in terra. Cosa devo fare qua? Easy. Un culo anche allo scheletro. Najt Stramurt. Fa morire il video del ragazzino che va a farsi... fare l'orecchino. E gli dice Mbocca Git Stramort Mbocca. A me quel Mbocca mi fa morire. Mi fa veramente morire. Qua mi sa di boss, ragazzi. Se avessi un cuore non perirei. Se avessi un cuore... Sai che non la conosco? Qual è? Jaja Bajula. No, Jaja Bajula non è niente, Sergio. Non è niente Jaja Bajula. Fidati. Non è niente, butti via i punti. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Grande maestro Franco Battiato. Francesco Battiato. Ma è tutto così? Easy. Non me la conti giusta te. Non me la conti giusta. Pirla! Strapirla! Ma veramente? Mi sta trollando? Ma perché i boss sono così facili rispetto al livello? Ma io questo gioco lo ricordo! Ciao Jenny! Come stai? Ben ritrovati a tutti, ragazzi! Stavo tentando di arrivare a 50.000, ma rispetto... Partecipo troppo poco, ma figurati, Sergione. Quando si può, si viene. Sappi solo che vuoi riscattarlo, Mirien, non ce provà. Come stai, Jenny? Quello va riscattato quando fa più caldo, tipo verso giugno. Io vi voglio... Ma io, a giugno sappiate che avrà un'impennata, eh? Non ci sono i saldi qua. Qua c'è il rincaro, qua c'è il caro vita.
Ok? Yellow 7-Up. Red non l'ho presa però tre. Però io non l'ho presa tre monete. Quale scegliamo, ragazzi? Yellow, pink, red, blu e white. Ditemi un colore. Traduciamolo: yellow, verde, rosso, blu e bianco. Ditemi un po'. Grande saga. Ditemi un colore. Ricordo che le venduri riesco di big money. Allora, è Ginyu blu. Ok, blu. Blu o black? Era blu, quindi ok, ottimo, blu. Vai. Ti pigli ancora per il culo, hai perso, ti sei divertito? No! 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 Vabbè, ragazzi, vabbè. Che succede? Oddio. Oddio. Oddio, santo Pippi. Santo Pippi, quanto ti devo usare qua. No, salvato! Che pippirla. Che pippirla che sono. Bello. Zack. No, ma scusami, eh. Ce lo salvi, ti salva. Ah, ok, c'è la gravità. Ok, ottimo. No, pensavo di dover fare il pippi. Wii! 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 Così è facile. Masterato. Masterato! Ma puttana. Beh, no, così è facile. Così è facile, masterato. Devo solo essere più veloce, più reattivo. Veloce, reattivo. Vola come una farfalla e pungi come un'ape. Come disse il mio maestro di yoga. Un famosissimo maestro di yoga. Fanculo. Masterato. Paolo. Dove è finito quel puzzone di Maut che non è ancora venuto a farmi il sed? Mamma mia! Mamma mia, che qualità! Che qualità! Che... Stavolta ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Dovevo solo anticipare leggermente. Se io potessi tenere premuto sto cazzo di B mentre salto, visto che è contemplato, posso muovermi, sarebbe molto più facile, perché io precasto l'homing, questo non devo fare il saltino stupido per colpirlo. Invece, non potendolo fare, mannaggia me... Io ho mappato i tasti di merda su sta chitarra. E ma c'era già un altro gioco che mi aveva dato questo piccolo problema. Infatti è uno dei motivi per cui non porto il bellissimo e da me adorato Bart vs Space Mutant. Perché devo avere i tasti mappati in maniera diversa. Cosa che non ho, non posso avere. Ce la facciamo, ve lo giuro che prima di dell'una, di quando staccherò la live, ce la facciamo a fare questo livello. Dovrei fare un salvino a metà, eh. Troppo facile, masterato, esatto. Ah! Secondo me non ce la fai, ma figurati. Ce lo faccio gli occhi chiusi, guarda. Mi ricordo perfettamente il pattern. Ma dai, ma perché tiri la cragnata lì, Dracula Pirla? La carbonara. Ma potrei farmela oggi a pranzo, effettivamente. Ho la roba. A che punto sono? Chi mi conosce lo sai. Quanti livelli ci sono, ragazzi? Avengers! Uniti. Ottimo! Ottimo! Non posso mettere in pausa! Metto in pausa! Yeah, salviamo. Masterato. Come riesco a fare i salvini io? Nessuno! 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 Oddio, anche le supposte no! Ucciso da una supposta di tachipirina no!
Finite. No, 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 no. Zack. Zack. Ho preso, ma proprio bene, stavolta ho proprio preso bene. Secondo me devo triggerargli. Devo aspettare fino all'ultimo. In modo che lui mi spari. In modo che lui. Cazzo, quello lì me lo spara proprio lì, eh. Proprio lì. Lì nel mezzo. Proprio lì nel mezzo me l'ha sparato. Ma smettila, va, pusillanime, cagassotto, ma cosa dici? Avete visto però che passando dall'altra parte non mi ha sparato il missile del mezzo? Che sei diventato famoso grazie a me, Steve. Ricordatelo sempre. E quel messaggio che mi hai mandato ieri. Porca puttana, devo saltare subito lì, eh. Non devo perdere. Devo far veloce. Fanculo. Ciao Fede, come stai? Ben ritrovata. Tutto bien? Giuda maledetto. Dai i tuoi bacini. Finti. Corri. Ma perché a volte Mimi. Sto sudando. Ho caldo. Io spacco tutto adesso. Ma io spacco tutto. Tanto stiamo qua fino a domani. Non vado a lavorare piuttosto. Piuttosto non vado a lavorare. Ah, aspettate, ho un'idea. Io aspetto qua. Ok. Pregevole l'idea, terribile la realizzazione. Però ho capito. Io aspetto a saltare qua. Lui me lo mette dall'altra parte. Yeah. Ok, non sbagliare adesso. Ce la puoi fare. Non sbagliare adesso. Sei arrivato. Ce l'hai fatta. Allora. Sì, dai bene. Ciao capo. Ciao giudice, si avvisano i gentili viaggiatori che il treno è stato cancellato per mancanza di presenza del capotreno. Esatto, il capotreno sta giocando i giochini con la chitarra. Io mi faccio un panino e lo sfido pure io, ma cosa vuoi sfidare? Dopo ti sfido, abbi pazienza perché non voglio che di nuovo si incarti tutto come ieri. Appena ho finito qua, che non so quanto ci vada ancora. Guardamos! Vamos! Che Dracula! Lo siento! Allora. E cosa ho fatto? Voglio sempre gli homing io qua. Vai! E sbam! Come lo colpisco? Devo abbassarmi. Mi colpisce, ottimo. No, mi sono alzato. Non ho ben capito come sia la hit, eh? Quando è che lo posso hittare? Non ho ben capito. Allora, secondo me, proviamo con la bomba. La bomba non gli fa niente. È stato appurato. Perché ha saltato?
Se gli sto più vicino. Vediamo se posso ghiacciargli la vita. No, posso ghiacciargli niente. Allora, lui può essere ittato quando mi alza la spada. Vediamo se... Ok. Posso fare così. Carico. Sparo. Devo vedere se ci sto come tempo. Devo vedere se ci sto come tempo. Ah, sparargliela. Ok, ci sto. Ottimo. Ok, 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 ci sto. Posso utilizzare questa. Questa. Ok. Perché ci sto. Allora, lo precasto. Lui si avvicina. Ok. No, mi ha colpito lo stesso, perché? Ok, è andata. Masterato. Mi avvicino. Sbagliato. Ok. Ok. E quanto cazzo ti ci va a morire? Andato! C'è del cranio. Una monetona. C'è del cranio qua, ragazzi. C'è del cranio. Possiamo andare al tavolo delle trattative. Di che? Sai che stamattina me ne ha strappata una? Allora, scusate, mi sono perso un pochino di chat. Avete scritto tanto. Salva, bravo. No, ma non credo che sia il boss finale, questo. Ma penso che sia abbastanza lungo sto gioco. Sta perdendo il plot twist. Guarda. Mi fa solo ridere, Pacione. E va già bene che, paura, ragazzi... Paura non è temere la sconfitta. Ma... Anch'io! Ho sentito una delle voci più sexy del mondo! Da quanto tempo? Luchino! Ma ciao! Come stai, Luchino bello? Nessun boss perpezza più segreti. Avete ragione. Avete ragione. Avete ragione. Ma cazzo, con 20 monete è proprio il one shot doveva darmi, che non ho capito come funzioni. Don't hit the skeleton. Come stai, Lu Borlo? Esatto. Hai pirata Pop-Off! Nella botta al sicuro, schizza come un siluro se lo metti... lì. Dove non devi. Il pirata Pop-Off, nella botta al sicuro, schizza come un siluro se lo metti nel posto sbagliato. Andre! Andre, grazie per il raid, benvenuti tutti! Benvenuti a tutti, ma volete dirmi che veramente sono così fortunato da riuscire a metterli e vincere? Ce l'ho fatta! Grazie Andre, benvenuti a Ira... Ma è partito l'alert? Sì, è partito. Bene, bene, bene. Come stai Andre? Cosa avete fatto di bello? Save! Momento. Come stai, Luchino? Come stai, Andre? Grazie, grazie del raid, ragazzi. Grazie mille e benvenuti. Tanto, signori, vi stavo dicendo una cosa, forse pure intelligente. Ah sì, che il 31, quando ci sarà il torneo, finalmente ci sarà il reveal che vi dicevo. Ok? Reveal del VIP. Una sorpresa, una sorpresa. Una sorpresa. Siateci, vi dico solo quello, siateci. Non si è mai vista una roba del genere su Twitch. Ah, vi dico, mi prendo le mie responsabilità, mi prendo i miei rischi perché potrei essere bannato, potrei avere la live tirata giù, potrei essere semplicemente solamente reportato, ma potrei anche sparire. Ma io lo faccio. Lo faccio perché è giusto così. È giusto così. Poi capirete.
Un po' preso tra lavoro e impegni familiari, ma tutto bene, dai, no, l'importante è che tu stia bene, Luchino, l'importante è che tu stia bene. Guarda, ti ho pensato l'altro giorno, e ne abbiamo parlato anche con Paolone, e ti ho pensato giusto l'altro giorno, sono contento che tu stia bene. Comunque ragazzi, benvenuti dal Ride, sono Pezzi Nero e questa mattina sto giocando con la chitarra Akuma Jo, Kid, chiamiamolo Kid Dracula, Kid Dracula, nel mio format, studiamo i videogame, come state, cosa avete fatto di bello? Gentilissimo per SEO, ma figurite! Ma figurite, viene Sdrumok. No, 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 no. Io non ho bisogno di giocatori che vengano a giocare, perché io nel mio team ho già fior fior di giocatori. È solamente i VIP. Sapete quando dico saluto ai VIP che mi seguono sempre nelle mie live? È vero. E hanno voluto dare e dire la loro. Hanno voluto dare e dire la loro. E uno in particolare. Cosa devo fare? Devo saltare sulla nave? Ah, sì. Anche qua molto Mario! Mamma mia, quanto è Mario qua! Lo scrolling e la nave, i cannoni... Quello è palesemente un Koopa. La faccia del Koopa. Alla faccia del Koopa. Io adesso muoio, però. No, non muoio perché ho l'homing! Sono morto. Mamma mia, ma quanti colpi... Sono morto. Sono morto da pirla, proprio. Vabbè, però, cazzo, qua... Qua è tosta, con quello lì che mi scende sulla testa. Qua è tosta. Dov'è? È andato via? E poi volevo dire anche un'altra cosa che non mi ricordo. E forse era pure una cosa intelligente, per quella che non me la ricordo. Ah sì, domani! Stavamo abbiamo giocato Star Citizen e ho detto che ho offerto per migliorare i miei futuri. Dai. Da Gesù. Non volevo dirvi che domani... Voto 10. Che domani inizia il format, il giapponese secondo pezzo. Quindi domani carta e penna e studiate, perché... Vi infariniamo col Japanese. Porca puttana, sto tifoso maledetto. Morissi, è moruto il nonno di Naruto. E quindi ragazzi, domani infarinatura sulla lingua giapponese con me e con il buon Pacione, nella vana, nel vano tentativo e speranza di far ritogliere sto TTS maledetto. No! Dai però! Muori? Ma come cazzo faccio a saltare lì? Non dirmi che devo diventare Pippi, perché mi arrabbio, eh. Mentre farei continuare a dirgli su 50 pollici. Mamma mia, quanto sono bello! Quanto sono bello sul 50 pollici, ditemelo. Ditemelo. Porco Giuda. Quanto sono pirla sui 50 pollici. No, non devo volare. Ci arrivo lo stesso. Devo solo aspettare la nuvoletta giusta. Il problema è quello. Devo prima farmi fuori quello. Prima farmi fuori lui. Il problema sostanziale è che ho paura che mi respawni. Ma vai a cagare, te e la nuvoletta che si sposta, ok. Non credo di dover volare, perché prima l'ho fatto senza volare. Tipo, io prendo un po' la rincorsa, faccio così e ci arrivo. Però non muore. Olè, andato. Ok, salviamo qua. L'ho salvato? Sì. La nuvoletta sfidi. Dame da noio. Anataga. Ce lo salvi? Ti salva? Ho salvato, però siamo di nuovo con questo che mi...
te che non posso neanche uccidere in un colpo. Fatemi vedere se c'è qualche arma con cui posso uccidere con un colpo solo quell'affare, perché mi sta veramente sui maroni. Vediamo con la bomba. Ok, con la bomba. Ottimo. Quindi, o potrei anche ghiacciarlo volendo. No, bomba. Bomba. Bomba, me la sento. Me la sento che con la bomba è l'ideale. Sì, però spara. Però spara. Allora, zap! Ma perché? Ma perché non ha sparato? Spara salve. Spara i saluti. Allora, sai che c'è? Ma perché mi prendi i capelli? Perché mi itti i capelli? Ci metto una vita a farmeli la mattina così belli dritti. Ok, qua è un loop. Qua è un loop. No. Quindi non dirmi che c'è un'altra diamine di nave. Non dirmelo. Secondo me me lo dice, me lo dice. Vabbè, easy qua. Easy, easy. Puzzones! E l'odore da campiones. Andiamo. L'homing è debole, l'homing è debole. Invece la bomba è più forte, con la bomba li ho sciolti. Di qua. Che buccio di culo. Allora, voliamo per uscire. Load. Tra l'altro c'è un corto su Disney che si chiama Float ed è bellissimo. Ragazzi, se avete Disney Plus andatevelo a vedere. È bellissimo, si chiama Float. È veramente bellissimo. Float. Olè. Daghe giù. Homing. Da notare che sino a camminare sui tetti. Da notare che mi sono detto a testa in giù non è servito. Esatto, esatto. Non è servito a niente per adesso. Porco Giuda. Ma c'è bene che posso muovermi caricando la baracca. E va già bene che c'ho sta bomba che è potente, perché sennò ci vanno 45 ita a seccare sti robottoni. Ce n'è ancora? Ok. Vabbè dai, tutto sommato ci sono delle parti difficili e noiose, rognose, e da fare per real hardware serve il pad, sicuro. Ma è fattibile, secondo me. Porco Giuda! Non che lui ha l'homing! Ah, quanti homing! Troppi! Come faccio adesso? Con l'homing anch'io, così impari. Beccati questo. Ah, 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 ah. Vediamo se riusciamo a prendere il coso. Ok, adesso però rimettiamoci la bomba. Non si sa mai. No, non ho pianto su Float. No, neanch'io. Ma proprio niente. Ma niente, niente, nientissimo. Lo sapevo. Vabbè, forse sarei dovuto andare lì. Ma mi sono suicidato. Ma mi sono suicidato. Ma sono sti corti sono bellissimi. Anche Bao, a me piace tantissimo anche Bao. Trattano temi completamente diversi, però anche Bao quanto è bello. Bao mi ci vedo già io che mi mangio mio figlio. No, ho sbagliato. C'è ancora? No, sono di sotto.
1, 2, 3, ancora 2 forse, 1, 2, ce n'è ancora? No, non mi sembra. Sti corti sono bellissimi. Anche Kitbull è bellissimo, l'ho già detto e lo ridico. Kitbull è veramente, porco puttana, maledetto te e i tuoi missili. Ok, beccati questo biscotto. Dove è andato? Non c'è più. Meglio. Ah, sapete cos'è? Lui spawna proprio quando io salto su. Il merda. Quindi devo fare così. Devo fare così. Scendo. Ah, lo sapevo! Lo sapevo, muori! Ok, ce l'ho fatta. No, c'è anche lui. Chi è? Potrei salvare effettivamente qua. Potrei salvare qua. Non mi bastonare il sedere. Mi ha bastonato il sedere. Ok, bastava far così. Io piango. Kitbull è un capolavoro. No, Kitbull è bellissimo. Sono troppo belli sti corti. Dovrebbero farne di più. Ciao Fabri, buongiorno. Come stai Fabrizio? È meglio? Ah. Ok. Grazie. Grazie mille dei fiori. Mi ha fatto le mesh. Qua, tra l'altro, potrei anche, volendo, camminare sul soffitto con lo stesso principio, ma lasciamo perdere, va? No! Mi dimentico sempre di che con le dita, ragazzi, è facile e non è facile fare le cose con le dita. Di là. Ok. Salviamo qua. Bomba. Ti ho sfidato ma oggi non è aria. Connessione anche tu? Anche tu connessione farlocca? Vai tranquillo, pace, lo recuperiamo un'altra volta. Anche con Steve la sera l'hai riscattato ieri, l'abbiamo fatto oggi. Quindi magari lo possiamo fare domani o un altro giorno, non ti preoccupare. Non c'è nessun tipo di problema. Ah, perché hai la chitarra? No, mi sa che c'è meglio di no, sai, pace adesso. Se devo colpire. Perché ho proprio paura che mi si grippi tutto. Devo capire dove hittarlo prima di tutto. Devo cercare di capirlo come hitta. Ah, sapete come? Credo aver capito. Però non ho capito come evitare il... E come riscendo però adesso? Come cazzo riscendo? Come scendo? Voglio scendere... Ah ok, dopo un po' scende da solo. Hai visto che è servito, Sergione? Hai visto che è servito anche quello? Serve tutto! Tutto! E continuamente si usa la non gravità, esatto. Allora, io ho voglia di un caffè. Ho tempo da andarmelo a fare. 11:20! Mamma mia, chissà quanti livelli mancano ancora. Secondo me non ce la facciamo a finirlo di oggi, mannaggia. Dai, chi se ne frega, vai, vabbè, non mi interessa. Via. Questo gioco è bellissimo. No, ma è bello sto gioco. Ciao Bradipa, come stai? Ciao Bradipina.
Uno anche a me, ma volentieri, ma volentieri, ma volentieri. Ma super volentieri. Boss finale? No, non credo. Allora, questo col fuoco mi sa tanto che io debba ghiacciarlo. Cosa dite? E nel dubbio mi sono messo a volare. Così. Tra l'altro non ho salvato. Mi sembra di aver littato. Mi sembra di aver littato col ghiaccio, eh. Mi sembra di aver littato col ghiaccio. Sì. Devo solo capire bene come... come evitarlo. Ok, credo di aver capito adesso. Ok. Ok, 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 ho capito. Lo salto, poi lui qua non mi becca. Guardo subito, ragazzi. Glint, grazie per il pod. Oh. No, non me lo meritavo. Non me lo meritavo quello spawn. Non me lo meritavo quello spawn. Grazie per il follow e benvenuti. Come la va? Ho sbagliato. No, ho salvato lì. Sono un stracoglione. Sono un stracoglione. Qua devo salvare. Allora, vediamo se... se cambiando angolo, lui tutte le volte mi spawna dalla parte lontana. No, mi spawna anche qua. E quando mi nasce vicino è un casino. Quando mi nasce vicino è un casino, non capisco come fare. Non riesco a capire come fare, anche perché non riesco a saltarlo. Non riesco a saltarlo. Forse abbassandomi. Ciao. Se devo ancora volare, ciao Sergio, non ne faccio più. Cioè, è troppo un casino far tutto assieme. Ok, devo saltare e poi abbassarmi subito, a quanto pare. Devo prendere il tempo giusto, però. Salto troppo tardi. Sì, vabbè, dai. È difficile. Difficile prendere il tempo giusto. Mi ha fatto il salto. Perché mi ha fatto il salto? Ah, vai anche indietro, merda. Vai anche indietro, merdaccia fritta. Pezzo lo sventra mostri, non può fallire. E non falliremo. E non falliremo. Non sia mai. Non falliremo. Never give up. No, più che altro è difficile capire il timing del salto quando ti spawna vicino, perché ti cambia completamente tutto. Quando arriva da lontano è abbastanza easy, perché hai tutto il tempo di prendere la rincorsa. Quando ti spawna vicino è una merda. Dovrei fare dei save intermedi, ma non voglio farlo, non sul boss. Lo sapevo. No, no, dai, così no. Quella no, quella no, quella non è giusta. Quella non è giusta. Lì non è giusta. Dai, dai, su. Non è giusto così. Così non è giusto. Così non è giusto. Così è proprio da infame. Così è proprio da infame.
È proprio da infame così. Sbagliato. Proviamo a essere aggressivi, andargli incontro. Proviamo la tecnica dell'aggressività. Aggressività domestica. Secondo me anche lui non capisce più niente. Vado di qua, vado di là. Potrebbe essere la tecnica vincente. Me sto sul centro invece che da un lato. Anche perché così ho più... ho più range per... merda. Ho più range per saltare e scappare, credo. Provo a starmene nel mezzo. Secondo me è la soluzione giusta. Sei una va. Oh, boom! Yeah! Oh, posso sparare anche con questa? Oddio! Oddio, posso sparare con la levetta! No! Sono un campione! Posso sparare anche saltando! No, non proprio. Però no, voglio sparare con la levetta, bellissimo! Ok, allora. Sono gasato! Ma come lo faccio qua? Oddio, qua è difficilissimo. Allora, qua è difficilissimo perché se tocco il soffitto, cado. Se tocco, salva. Innanzitutto, prima cosa. Poi... proviamo a seccare quello con l'homing, bravo. Senti, torniamo alla realtà. È stato bello smanettare con la cosa, ma allora... perché se io vado tutto su e tocco la testa... ah no, ma che pirla! Che pirla, basta camminare! Ma perché devo volare e rendermi la vita difficile? Ho la cosa della gravità! Che pistola! Oddio che bello! Gioca in generale al bimbo su NES Family con questi mesi durava senza i save state. Contando che ti fa iniziare da inizio livello, abbiamo visto prima. No, è vero che manca. C'è il tempo. C'è il tempo. Allora. Boom. Ok. Aspettiamo. E via. Corri, dannazione, corri! E come faccio ad arrivare? Ah, ci arrivo. Al pelo, ma ci arrivo. Bene. Camminare sul soffitto, esatto, Sergio. Dovevo fare così. Oh no. Oh no, i ricordi del Vietnam. Mi ricorda il livello del treno di Little Nemo. Ho tardato, ci sono arrivato. Siamo nel mezzo, va. Bradipina, grazie per... orca puzza, lentissimissima. Grazie per la resub. Ma grazie. 9 mesi, è nato. E io sono morto. È nato, ma io sono morto, grazie. Grazie. Grazie di cuore, veramente. Ciao Zang! Oggi metti una mattinata usando il controller alla chitarra, dannata evoluzione, vero? Ma quanto... tu che probabilmente l'hai giocato, quanto ci va ancora? È ancora lungo, perché io... sapete che nel format suoniamo i videogames, i videogiochi di una volta giocati con la chitarra, vorrei sempre riuscire a finire in una live sola. Perché anche più... sì. Perché è anche più bello, secondo me, in caso uno voglia rivedersi il VOD e non doversi andare a prendere 50 volte le stesse cose. Allora, di nuovo, l'aggressività paga. Comunque grazie ancora, ragazzi. Grazie mille per il sostegno, grazie mille per tutto. Siete dei salami fritti, come ho scritto lì. E l'ultimo stage! Ottimo, dai, che allora ce la facciamo. Tra l'altro, poi, signori belli, una delle prossime live, oltre a Nice Dev, Nice Death, con compagnia cantante, ho un gioco, un Japan RPG da portarvi a vedere,
che secondo me potrebbe essere potenzialmente molto interessante. Si chiama... Me lo ricordo. Non me lo ricordo. Mato Anomalies, mi sembra. Sembra che ci possa essere del potenziale, eh? Quindi... stay tuned, perché... potrebbe essere veramente interessante. Visto che l'homing ci salva la vita qua. Come si chiama? Non me lo ricordo, esatto, faccio. Mato Anomalies, mi sembra che si intitoli. Salviamo anche qua. No, ho salvato sulla hit di nuovo. Porco dead save, ho solo più un cuore. Ciao, se qua è il boss è finita per me. Ho un cuore, muoio, devo rifare tutto. A meno che non lo faccio no hit. A meno che non lo faccio no hit. Subito sulla testa. Oh sì, devo rifare il cane, ma manco morto. Però tanto devo rifare il cane manco morto. Vabbè, iniziamo a vedere un pochino com'è. Iniziamo a vedere un pochino com'è. E vediamo come... come può essere la situazione. Matanomi sembra caruccio, sta tenendo Buffy che mi dice se possono dare la chiave o meno. A me l'ha data Chimelier. Mi sembra. Non mi ricordo chi che me l'abbia data. Come faccio a evitarlo? Scusami, questo attacco. Ma scusa, non capisco. Se salto mi colpisce. Mamma mia. Cosa sta facendo? La Madonna, però. Cioè, non in quel piccolo anfratto nero non ci sto. Lo salvi, ti salva. Sì, potrei anche salvare, effettivamente. Potrei, ma che tanto come faccio? Cioè, se salto, cioè, è proprio pixel perfect. Cioè, l'unico modo per riuscire a evitarlo saltando, però, cioè, veramente, devi essere non preciso di più. Se ti ficca nell'angolo, è finita. Proviamo. Ok, forse ho capito. Mentre lui sta salendo, io devo cercare di ripassargli subito sotto, poi gli triggero la caduta. Siamo nel mezzo. Ma Luchino, ma grazie. Grazie per la resub, caro. Non c'era bisogno, a me basta che... sapere che tu stia bene. Mannaggia a te che mi hai fatto preoccupare. Sì, scemo io, nato scemo io. L'ho triggerato un po' troppo sto giro. Vabbè, fattibile. È tanto, tanto, tanto preciso. Tanto, tanto, tanto preciso questo boss. Quindi bisogna fare veramente attenzione. L'ideale sarebbe proprio dirgli, sono qua, e scappare. È proprio l'ideale. Andato! Pou, pou, pou! No, Fasa? Stai scherzando? Ah, non era l'ultimo boss. Però datemi un cuore, su.
mettermi un cuore. Ce lo salvi, ti salva. Ciao Serabol, non volevo far preoccupare nessuno, ma sai che qua ti vogliamo tutti bene. Guarda che tu pezzo contro il logorio della vita moderna. Chi? No, era il messaggio. No, però dai, con un cuore no. Cioè, se mi ha fatto fare tre boss di fila con la parte con gli spuntoni senza darmi un cuore? Ciao? Posso dire ciao? Caramba, dove cazzo vado? Dove vado? Ah, quello posso spararlo anche su, ma anche la bomba? Posso spararla su? Anche la bomba posso spararla su. Ma... che cazzo ho fatto? Perché non ha salvato? Ma vaffanculo, va. Vabbè. Vediamola come un tentativo di... Ma porca puttana. Un tentativo di fare meglio questo. Dai, proviamoci. Cerchiamo di arrivare con 5 vite là. Dai. Perfetto. Proprio se partiamo già bene. Allora, abbiamo detto devo stare qua. Altro che sad, Sergione, altro che sad. Cuccettone! Ma grazie! Ma siete impazziti tutti questa mattina? Siete tutti impazziti? Grazie, grazie mille! Come la va? Come la va, bellone? Il bellone Puccettone? Mamma mia, quanto l'ho masterato! Trovo tutti i punti deboli. Vi troverò e vi urterò, punti deboli dei boss. Vi troverò e vi urterò e vi nomisserò. Aia. Ma davvero? Porco Giuda. Porco Rigiuda. Mamma mia! Facevi il galletto, eh? Ah, facevi il galletto, te il tuo, io c'ho il fuoco, io c'ho il fuoco. E io c'ho il ghiaccio, guarda un po'. Guarda un po'. E io c'ho il ghiaccio. Ne? Oh, basta la ne. Sì, ma quanto ci mette a morire? Quanto ci mette a schiacciare? Schiacciare, a schiattare. Come stai, Cucce? Grazie mille. Grazie mille, caro. Allora... oh, boom, fuori uno. Allora, ora hang bara 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 bara. Ok, era quello che volevo fare. Così adesso quello là dovrei averlo già seccato, quindi posso, almeno che no, era respawnato, fa niente, ci stiamo comunque. Ci stiamo di brutto. Molto bene. Ciao Tech. Bonjour. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami. Come state, bellezze? Allora, qua dobbiamo usare invece il Loaming. Abbiamo visto, per precaricare e sparare in faccia agli operai. Sapevo che sareste arrivati. La sicurezza sul cantiere non è mai troppa, non sottovalutate, mettete il casco, sempre il casco, via. Salvino, porco il Giuda. Ok, forse ce l'ho fatta, forse l'ho ripresa, ho ripreso ciò che è mio, ho ripreso la mia dignità. Oddio, quello ormai l'ho persa da un pezzo. Via! Oh, no, ci ho provato.
Ho provato, era difficile. Ci ho provato, era difficile. Merdaccia. Ok, forse questo giro ce la facciamo. Ok. Salva. Sapete cosa? Io per essere più tranquillo faccio anche un salvino in un altro slot. Non per, Non per, però... Sì, sì, così, sì, così. Adesso c'è il robottone, ma io ti conosco ormai. Io ti conosco, mascherina, ti conosco. Zan, 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 robottino, ti conosco. E io ti spezzo, sa, 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 sa. Robottino, io ti pesto. Allora, vieni. Bello, ah bello, sono sempre in Draculino, io. Vai. Piacerebbe. Piacerebbe. Va che lettura. Va che lettura dei boss. Va che lettura. No, che stronzo che sono. Voglio tornare a streamare mettendo sempre qui. Aspetta, Voglio tornare a streamare mettendo però sempre titoli clickbait. Comunque funzionano, I titoli clickbait funzionano tantissimo. Tra l'altro Nolan, anche da lui, una vita che non passo. Ragazzi, io non è che lo faccio per dispetto o cosa, è proprio che non ce la faccio. Cioè, sono... Il poco tempo che ho lo dedico ai miei stream. Ogni tanto mi collo. No, non è vero, da Nolan passo il pomeriggio. Però non riesco a scrivere perché sono al lavoro e quindi l'urco da telefono. Bam! Giù nel canestro. L'urco da telefono e non riesco a interagire. Ok, ragazzi. Siamo a cavallo, direi. C'era ancora un pezzo di qualcosa? No. Questo, secondo me, questo mi sa di boss finale, Questo mi sa di boss finale. Questo mi sa di boss finale, dobbiamo capire anche qua come fare, Ma yonki, 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 yonki. La dignità l'hai già persa con il save state, ma stai zitto, va, per piacere, che non riesci mai a farlo manco con i cheat questi. Per favore. Ok, si può fare, però io non ho capito se lo sto colpendo. Il problema sostanziale è quello. Non lo sto colpendo. Come faccio a colpirlo? Allora, proviamo un po' tutte le armi che ho. L'ice? Proprio no. Se gli salto addosso? No, non posso. Proviamo l'homing. Non so cosa posso utilizzare per colpirlo. A meno che io non debba solamente fare una parte di dodge. O a meno che io non debba... Lui apre la bocca quando mi spara. A meno che io non debba proprio prendere quel momento lì. Vediamo. Vediamo. Quando si ferma cerco di stare in mezzo. Mi sembra di averlo colpito. Però come faccio a evitarlo? Sì, mi sembra di colpirlo, però io come faccio? Non posso prendere una hit io e una hit lui. Non riesco a capire. Non riesco a capire, giuro. Mamma mia, ho capito. Mamma mia, ho capito. Appena si ferma io gli sparo in bocca e poi mi sposto. Appena lui si ferma gli sparo in bocca e poi mi sposto. Eccolo qua, arrivato Maut. Ok, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito, masterato ragazzi. Potevo farlo anche no hit con un cuore, se è solo così.
Ho sbagliato. Mi sono incartato con le dita. Cazzo. Sbagliato. Porca puttana. Porca puttana 2. Ma dai che l'avevo evitato stavolta. Oh, porta a casa. Ciao Gnardi, scusami, ero un attimino preso da un altro portato a casa, da un altro portato a casa, ragazzi, un altro game giocato, portato a casa con la chitarra al posto del controller nel format suoniamo i videogame, signori belli, ti mando un bacione e scappo, ciao Paccio. E ricordatevi che domani mattina trovate Paccione qua, con il giapponese secondo pezzo, l'unico, il primo corso di giapponese su Twitch Italia. Quindi se volete domani carta e penna, notebook, tabella, hiragana, katakana e guardiamo un po' la crosta della lingua giapponese, ok? Cadrone! Nihongo with pezzo! Hai! Gomboni! Ciao, ben ritrovato, come stai? Grazie per il follow! Ciao Gnardi! Dimmi anche te, come dico a tutti i nuovi follower, come mi hai trovato? Se è stata una disgrazia, se qualcuno ti ha voluto così male da mandarmi qua. Comunque mi presento, sono Pezzi Nerdi, in questo canale porto principalmente retro game. Adesso posso anche togliere la zoom cam sul pisto che non ho più la chitarra e c'è sul mio pacco, quindi potrei anche evitare di farvelo vedere. Su questo canale porto principalmente retro game, console arcade, diciamo che il focus è quello, ma organizzo anche i bellissimi primi tornei inequivocabili su Twitch Italia di retro game arcade. Quindi se anche voi volete cimentarvi sui vecchi giochi da sala giochi ogni ultimo venerdì del mese, sempre con giochi diversi, sempre con le stesse bellissime persone, ci sfidiamo. Se anche voi volete, punto esclamativo social, punto esclamativo telegram, punto esclamativo discord, così potete anche voi sfidarvi. Il prossimo torneo sarà il 31 su Vampire Savior, da quel Darkstalker 3 con squinzie e demoni che tutti amiamo. Oh, come state? Olerin on page e Rogerino ti tocca sempre, è vero, è vero. Ciao Gomboni, come stai? Grazie. E grazie anche al buon... aiuto. Al buon Gnardi che ha scritto in chat. Mi fa sempre molto piacere quando scrivete, perché noi vogliamo interagire, vogliamo interazione, vogliamo sapere cosa ci fate qua, cosa fate bello sul Twitch e tutto quello che vi concerne. E che adesso andiamo a fare qualcos'altro di bello. Cosa possiamo fare adesso, signori belli? Allora, ciao amici chattini che usano i bonghi di... Mi mancano. Allora, vi dico una cosa. Io ho... Aspettate, passo qua. È finito. Allora, bravissimo che ti dimentichi sempre di togliere il trailer. Allora, il gioco è finito. C'è... Suoniamo i videogame, che come avete visto utilizzo la chitarra di Guitar Hero. C'è il format un po' abbandonato, l'ho fatto solo una volta, dovrei riproporre i giochi che ho fatto con Suoniamo i videogame come ho fatto con Little Nemo. Guidiamo i videogame, dove gioco i videogiochi col volante e la pedaliera, l'ho fatto. L'ho fatto, andate a vedere nei VOD c'è. Ma, lo dico sempre e devo trovare il tempo di vedere se riesco a settarlo, ci potrebbe anche essere bagliamo i videogame e lì sarà il format definitivo. Mi senti strano? No, io ho il microfono qua. Ma si sente male, ragazzi? Strano, forse perché mi sono spostato. E no, questo microfono è spento. Sa. Dovrebbe essere spento. Sì, è spento. Questo qua non funziona. Cioè, non funziona, ma l'ho disattivato. E pezzo manero, la febbre del sabato sera su Twitch. Esatto. Allora, signori belli, io ho ancora mezz'oretta. Fatemi pensare cosa possiamo fare. Potremmo
No, andare avanti con Green Guardians per mezz'ora, un'ora non ne vale la pena. Beh, un'ora ne vale la pena. Un'ora ne vale la pena. Dai, fatemi cambiare la porta HDMI dietro. Andiamo un po' avanti con Gal Guardians. Perché no? Arrivo subito, cioè nel senso, arrivo subito, nel frattempo mi faccio anche un caffettino. Vi lascio un secondo. A quando cacciamo i videogame? Allora, vi lascio un secondo col bellissimo BRB. Per chi non lo sapesse, può fare punto esclamativo song. È una canzone che abbiamo scritto io e i Matusa. Io ho fatto la parte Game Boy, loro hanno fatto tutto il resto. Quindi hanno fatto tutto loro, io ho fatto solamente la parte Game Boy. E ascoltatela ed amatela. La canzone non è nostra, è una cover di Kubi. Bravissimo, bellissimo gruppo nord europeo che fa chiptune misto a strumenti. Questa è la nostra versione di Seahorse Dream. Arrivo subito, BRB. Ciao, tra poco arrivo. Bella, eh? Sono stato velocissimo. Allora, adesso speriamo che funzioni di nuovo tutto. Ecco giù da sto tappeto maledetto. Speriamo che funzioni tutto per quanto riguarda la scheda d'acquisizione, perché tutte le volte che l'attacco è quella cinese da 10 euro. Però fa il suo. Anche quando non funziona, fa il suo. Poi, dobbiamo ancora collegare il cazzillo della 8-bit, perché non ho il Pro Controller dello Switch, ma uso il pad PS4, quindi cazzillo della 8-bit e colleghiamo il pad della PS4 che speriamo si colleghi. Ti colleghi? Si è collegato. E no, cazzo, stavo giocando a Elder End. Scusate un attimo. Ho salvato, vabbè, sentite. Va bene, chi se ne frega. Andiamo qua. Però non si sente. Non si sente perché voi non state vedendo il gioco, giustamente. Non lo state vedendo. Allora, proprietà. USB video, devo far così, poi devo far così, poi devo far così, devo far così. E si sente, ok. Tra l'altro... Giulia, piacere, ho visto che hai iscritto. Io pensavo, ti ho detto benvenuto, invece è una benvenuta. Quindi benvenuta Giulia, piacere e brava che hai iscritto. Grazie, molto molto piacere. Allora, Avian Software, continuiamo Gal Guardians. E io direi anche che potremmo cambiare categoria. Tra l'altro. Punto esclamativo amico, se non sbaglio. Se volete ci sono i miei recapiti, non telefonici, Steam, PSN e Switch. Allora, Indie, Gal Guardians è però scrivo Grim perché abbiamo fatto fino adesso Guardians Demon Purge
3 è la terza live, mi sembra, su Gal Guardians. Ok, ho sbagliato. E andiamo a vedere qua di cambiare categoria. Gal... Eccolo qua. Boom, andiamo. Ah ah. Come dico sempre, non ho i superpoteri, ma i superpoteri... Cioè... I superpoteri... I superpotrei. Grande, Lucchino, ci sei mancato. Allora, andiamo. Praticamente... Adesso ci siamo trovati a dover recuperare 5 oggetti che facciano ringalluzzire i maschietti. Sì, avete capito bene. Dobbiamo trovare... Perché mi ha fatto partire dalla base? Dobbiamo trovare un paio di pantaloncini, un costume da bagno e altra roba sporcacciona. Congratulazioni, Angel Rincomeni, però un regalo di celebrare il vostro numero di imprese. Un regalo? Proprio così. Mi piace la terra, stai prendendo me, bisogna che parte di ringraziasse. Ma l'ho sconfitto? Oddio. Hai ottenuto dolcetti, ghiotti dolcissimi che dice il nome, forse qualcuno li vuole? Dovete da qualche parte, lasciate fare a me. Ma aspetta, io voglio capire... Vabbè, è andata. Allora, ero di sotto, ero qua, ok, ero qua, sbagliato, dobbiamo andare a vedete che in 5 di queste mappe ci sono i punti interrogativi, ok? Io presumo che in ognuna di queste mappe ci sia l'oggetto che mi serve, perché mi servono 5 oggetti da portare alla colonna che è il nostro amato. Il gioco è sostanzialmente un metroidvania, molto bello e molto divertente. E che il sottoscritto vi consiglia assolutamente. Allora, io ero andato di qua, me lo ricordo molto bene, ero andato di qua, però non mi ricordo se fosse la parte giusta, perché poi a un certo punto io ero andato a prendere avevo preso dei proiettili quando avevo ghiacciato ieri, quando finivo la roba mercoledì. Ma non mi ricordo se poi dovessi proseguire da quella parte o se ero nel punto sbagliato. Vediamo, vediamo. Comunque qualcuno di voi ha giocato questo gioco? È molto bello, Sergio. È molto molto bello, te lo consiglio. Te lo consiglio perché è veramente veramente figone. È veramente figone. Ma porco Giuda. Tra l'altro puoi cambiare il personaggio, come hai visto. Puoi cambiare personaggio. E in caso uno dei due morisse, l'altro, se lo ritrova, qualora lo ritrovasse, può resuscitarlo. Questa energia la prendiamo con lei, poi ricambiamo. Con lei l'unica cosa, dobbiamo ricaricare. Senti, facciamo così che facevo prima. Facciamo così che facciamo molto prima. È un metroidvania, esatto. È un metroidvania, ma è veramente, veramente bello, sai. Veramente, veramente bello. Abbiamo 6 armi. Ognuna ha le sue armi dedicate, speciali. Lei è quella che... Allora, lei praticamente ha l'attacco melee e si abbassa più dell'amica e può camminare. Gattoni. Lei invece ha l'attacco ranged. Però, come vedete, il numero delle pallottole sotto il suo avatar si abbassa. Una volta che scarica dovete premere 2 volte giù per ricaricarsi. E ognuna, come dicevamo, ha delle caratteristiche proprie. Quale? Tipo lei il rampino e l'altra degli origami che ti permettono di creare delle piattaforme per saltarci sopra. È veramente, veramente bello e vario. Non c'è per adesso, non ho trovato tanto la componente vagna. Scusami, tanto vagna e meno Metroid. Perché non ho trovato tantissimo backtracking da fare. Nel senso è stato tutto molto molto lineare. Vediamo come si evolverà. Vediamo come si evolverà. Allora qua, se non ricordo male, c'era lei che dovevo purificare. Disappear.
purificata. Olè. Orgoglio, ok. Non l'avevamo capito. Ieri il buon Twinkle, era Twinkle, vero, che mi aveva detto devi tenere premuto per purificarla. Ecco, io non l'avevo capito, infatti adesso sono riuscito a purificarla. Perché la lore, praticamente, racconta che inizialmente una demone chiamata Kurona si è arrabbiata con loro perché lei millanta che il... Prima si era alzato questo? No. Lei millanta che ha perso l'anno, è stata bocciata a causa loro. Loro sono delle cacciatrici di demoni, e però non è proprio così, perché abbiamo scoperto con la lore che praticamente a fare tutto il patatrack è la Kurona adulta, che con un varco spazio-temporale ha fatto un patatrack praticamente, e ha fatto un casotto infinito. Quindi noi adesso dobbiamo andare a cercare di capire come sventrare la Kurona adulta, trovando questi 5 oggetti, per dare poi al nostro amico Fritz, che ci aiuterà, credo, in qualche modo. Ho sbagliato. Non dovevo tirare la mina, ma dovevo utilizzare il rampino, che non è questo, ma è questo. No, chissà se riesco ad arrivare là facendo questo trick qua. Allora, vediamo se... Ah, posso fare così, forse. No. Ah, ok. Fatemi provare una tattica. Una tattica tecnica. Allora, cambio personaggio. Prendo l'origami. Mamma mia, sono troppo intelligente, ragazzi, per questo mondo. Sono veramente troppo intelligente per questo mondo. Adesso però come faccio? Medusa e poi ombrello. Per cosa? Ah, tu dici per saltare là. Oh, ho fatto con l'origami. Grave mancanza, però, secondo me, è il fatto che non ci sia una mappa. Il fatto che non ci sia una mappa mi urta abbastanza. Però diciamo che abbiamo questo... questa bussola. Che vedete? Con questa bussola ci indirizza sul boss. Altra cosa che ho trovato che mi dà fastidio, lo dico tutte le volte e lo ripeto, perché dà fastidio tipo in questo caso dove bisognerebbe saltare e sparare, non posso, mentre sto sparando, saltare. Se voglio saltare devo mollare il tasto di sparo, se no mentre sto sparando non mi prende l'input del salto. Ho appena preso la demo, mi sembra molto interessante, è bellissimo, Cadro, io te lo straconsiglio, provalo perché io lo trovo delizioso. Lo trovo veramente delicious. Lo trovo delicious. Oddio, che salto ha fatto? L'orgoglio non mi interessa. Ah, l'orgoglio, la barra sotto viola, serve per un super attacco speciale di purificazione potentissimo che possono fare solamente se ci sono tutti e due. Anche perché, come vi ho detto, se qualora una delle due morisse, l'altra può rianimarla facendo proprio un massaggio cardiaco. Quindi potenzialmente, se si è bravi, si hanno vite infinite. Io ho vite infinite perché ho scelto di giocarlo facile, quindi se no ci sarebbero le vite limitate. Però, ripeto, si potrebbe paradossalmente parlare di vite infinite proprio perché c'è la possibilità di rianimare l'alleato. Però sto andando dalla parte sbagliata io. Volevo farvi vedere come si rianima, per quello sono morto. Eccola. Massaggio. Ecco, fatto. Oh, scusatemi, lui mi dice che devo andare di sotto. A meno che... Però lì è dove ero prima. Scusatemi. Se vado di lì... Qua è tutto... Lui mi dice di andare di là. Una mappa... diciamo che non ci avrebbe fatto particolarmente schifo, la diciamo, eh? Mettiamola così. Una mappa ci avrebbe fatto comodo. Prendiamolo con lei. Ottimo.
Ok, ok. Vediamo un pochino, adesso mi dice di... però mi dice di andare giù. Io arrivo da giù, quindi devo spaccare qualcosa a sto punto. Perché se lui mi dice di qua, di andare giù, qua mi dice di andare in là. Dove cazzo devo andare, scusatemi? Ma dai! Guarda che te che si è alzata! A giugno Final Fantasy, però per Final Fantasy bisognerebbe avere la PS5. Bisognerebbe averla. Avercela. Allora, con lei posso usare qualcosa? Potrei usare il pinguino. Potrei usare il pinguino. Ma vaffanculo, sono morto, dai, che pirla. Che pirla, ecco, così si muore. Se si cade, se si perisce con tutte e due, puoi congelare l'acqua? Serio? Sai che ci avevo provato in un altro posto e non me l'aveva congelata? Non me l'aveva congelata? Allora, io adesso voglio provare a passare di qua. Proviamo a passare di qua. La 16ª fantasia è un misto. È un misto. Io spererei che prendesse a man bassa da Final Fantasy XIV. Prendesse pesantemente spunto da Final Fantasy XIV, con le dovute proporzioni, essendo è un MMO. Però, veramente, quel gioco è praticamente perfetto. E dovrebbero veramente prendere molto spunto dal 14. Io, vabbè, sono un fanboy della saga, quindi mi gira abbastanza l'anima non poterlo giocare. Muoio. Mi gira abbastanza l'anima non poterlo giocare perché non ho la PS5. E... però capisco. Capisco. Ok, sono praticamente allo stesso punto. Ora. Carichiamo. Costa tanto. Costa tanto e io purtroppo non me la posso permettere. Il problema è quello. Il problema sostanziale è che no, vorrei ma non posso. Non posso proprio permettermela. E quindi rimane lì. Fino a quando non... fino a quando non scenderà di prezzo. Purtroppo nada. Purtroppo nada. Anche perché le ho tutte, la PlayStation, e sicuramente prima devo prendere anche la 5. Però ad adesso mi ha posto proprio per mettere. Arrivo a fatica. E poi è brutto da dirlo, perché c'è gente veramente che fatica molto più di me ad arrivare a fine mese. Io ho un buono stipendio, e però con due bimbi, le spese e tutto, cioè arrivo alla canna. Arrivo a fine mese veramente che non ho messo da parte niente. Per carità, non ci facciamo mancare niente, viviamo bene, eh? Tutt'altro che lungi da me lamentarmi, perché è uno sfizio. È uno sfizio quello della PlayStation, che può bellamente rimanere tale. Oh, ragazzi. L'è dura, l'è dura. Bravo, complimenti. Ho fatto il rampino invece che questo. No, no. Qua però ieri ero già venuto. Allora usiamo lei, se no ci tiro i sontuosi maroni. Ora devo scendere di sotto, ma sopra c'era qualcosa. Era qua che c'erano i proiettili. Li avevo poi presi i proiettili. Scendi. Li avevo poi presi i proiettili ieri, non ricordo.
Ciao Sergione, grazie mille ancora di tutto. Grazie mille ancora di tutto, sei sempre un cuoricione. Ti vi tanto bene. Solo il meglio per te. E ti auguro di ritrovare la serenità anche lavorativa che ti meriti. Grazie, grazie, grazie. Se la compri solo per esclusiva, allora... Ma infatti, sostanzialmente, non ne sento l'esigenza perché... ho tutto quello che mi serve adesso per giocare a quel che voglio. Quindi, fino a quando uscirà Final Fantasy XVI. Perché per il resto va benissimo il PC, va benissimo la PS4 e soprattutto va benissimo la Switch. Cioè per me Switch è Dio, perché mi permette di giocare roba. Cioè mi ha avvicinato proprio al gaming Switch fuori dallo stream. Perché io a casa fuori dallo stream non posso giocare nulla. Perché comunque con i bimbetti e tutto non sono a casa, sto con loro. E il fatto di poter giocare nelle pause dal lavoro, minchia, un plus, ragazzi, non indifferente. Quindi per me Switch best console, man bassa, è totale, totale. Un team porting Wolong non sarei tranquillo. Ah, dici? Ah, lassù. Allora, lassù c'erano i proiettili. È un rischio però andarli a prendere, perché devo fare il salterino come ho fatto. Com'è già che avevo fatto? Allora, innanzitutto facciamo una cosa. Bastoncino. Ciao Zerone. Bastoncino. Allora, facciamo così. Sono io. Ciao Zerone, come stai? Ciao bastoncino. Ok, ce l'ho fatta. Molto bene, adesso ghiacciamo lui. Se non sbaglio qua c'erano dei proiettili, che non ricordo però se... Ah, infatti non li avevo presi. Ottimo. Ghiacciamo. Presi. Molto bene. Voilà. A posto. Ti lavora, dai, dai. Speriamo che vada meglio di ieri. Che non ti facciano di nuovo fare lavori inutili. Aia. Che però hai detto essere meglio così. Era un lavoro che non ti sconquifferava. Porco. Demonio, demonio, demonio demoniaco. Ho sbagliato. Ma più che altro non mi sa... Ciao Flair, scusami, non l'ho visto, questo titolo è fantastico. Fantastico Flair, straconsigliato. Ti può prendere a rate. Non è che te la voglio prendere. No, ma figurati, lo so, però... Una volta che dovessi fare una rateizzazione dovrei cambiare il telefono e guardare per le macchine e... Cioè, è proprio una spesa che... È meglio di no. È una spesa che è meglio di no. E mi spiace. Però prima o poi ci scappa. Come stai, Flair? Tutto bene? Ho appena prenotato il vaccino per il tetano, perché ho scoperto ieri che è l'antitetanica. Sì, adesso rompono anche da noi, rompono al lavoro per questa antitetanica, è una roba allucinante. Rompono veramente tantissimo. E anche io non mi ricordo, non ho neanche più la scheda vaccinale da quando ho fatto l'ultima volta. Non mi ricordo assolutamente, però di solito mi chiamano loro. Mi chiamano loro quando è scaduto, quindi sono abbastanza tranquillo. Fire! È andato? No, è ancora vivo. Comunque sì, Flair, è straconsigliato questo gioco. Ero convinto di aver lisciato il... Ero convintissimo di aver lisciato il salto. Mi dimentico sempre che questi fanno la strisciatina. Allora, devo stare nel posto giusto, sì. Ah, questo è quello che mi spara la roba grossa. Andato. Carichiamo. Sì, mi carico con lei. Ma lì potrei, se non sbaglio, buttarci l'origami sulla lava. Non sono così sicuro di quel che dico. Però tanto mi dice di andare su, quindi va bene.
Ciao Calittone, come stai? Ma tutte le belle persone sono qua stamattina. Bene così? Bene così, ragazzi. Saggi, siete saggi. Tra l'altro, che ore sono? Che io qui devo andare a lavoro. Ci sto parlando di farmare soldi e roba che mi dà da mangiare. È giusto questa piccola cosa che dopo devo andare al lavoro. Andiamola con lei. Come stai, Calittone bello? L'inglese su giochi chat non lo sopporto, problema mio. Sì, però si può cambiare la lingua. Anch'io di solito, però non ci ho proprio fatto caso se si potesse mettere... vedi, non si può mettere la lingua giapponese nel doppiaggio. Se no sì, l'avrei fatto, io lo faccio sempre. Quando c'è, metto sempre giapponese. Tra l'altro, a proposito, domani mattina, ragazzi, il giapponese, secondo pezzo, dove compacione, esploreremo la crosta della lingua giapponese. Quindi domani carta e penna, tabella hiragana katakana, che si impara, domani si impara, signori belli. Su Twitch si impara anche qualcosa, poco ma si impara qualcosa. Ok, dovrei essere preso dal boss adesso, no? Se riusciamo a farci un bottino non è male. Dove era la fiamma? Era là. Bene. Tra l'altro anche molti più dialoghi doppiati. E come si fa, scusami? Opzioni. Se metto giapponese però... Metto giapponese, poi mi escono anche i dialoghi. No, così no. Mi escono anche i dialoghi in giapponese. Rumble, sottotitoli. Vedi che non posso. I miei nonni avevano fatto la quarta insieme all'antinfluenzale. Del vaccino del Covid, dite? Chi non viene si impala, esatto. Me lo ricordo questo boss, che poi a un certo punto mi tira giù la roba col mirino. Me lo ricordo, perché sicuramente sarà lo stesso boss potenziato. Super giù. Negozio, ok, boss. Dai, facciamo questo boss, poi mi sa che vi saluto. Vediamo. Vediamo, abbiamo l'attacco super mega speciale iper più in canna, quindi non ho paura di usarlo. Devo solamente un attimo riprendere... Cos'è? Ok. Ok, il cavaliere. E quel cavaliere domenico che si era fuso insieme ad Akira. È ancora più feroce di prima. Un po' di potenza extra non compenserà certo la perdita di Akira. Non abbiamo nulla da temere. Demone, vade retro. Lo spazzeremo via in un lampo. Sei sicura? Oddio, sbagliato. Ubi! Ubino bello! Come stai? Oh no. Beccati questo! Super mega attacco iper ultra super figo dello spazio varco dimensionale temporale! Adesso ti spado. Morto? No, fasato. L'ho spaccato l'armatura. L'ho spaccato la gada. Caccia da capo, però due sac. Ai. No.
Come stai, Ubivello? Porco! Boom! Porta a casa! Ciapa lì e porta a casa! Si possono gelare anche i boss. Poppante. Poppante! Vediamo se abbiamo trovato l'oggettino. Vediamo se ho trovato i pantaloni o il costume. Cosa devo cercare qua? È tutto bloccato. È tutto bloccato. Plim plim. Attenzione. Dire che è un capolavoro limitativo. Che cosa? Oh, eccolo qua. Abbiamo recuperato il costume da bagno della scuola. Yuhu! Abbiamo creato il videogioco perfetto. Tu sei uno dei protagonisti. Il tuo personaggio è un'arma che spara pezzi di nerd che urlano pugni nel culo, pugni nel culo. Ok, perfetto. Sai che, ragazzi, dovete fare un Mugen. Pensate che bello il Mugen del Clash of the Streamer, ad esempio. Però quanto è un casino. Quanto è un casino. Posso pensare quando ho giocato Hit ha doppiato Jack, forse dal menu principale, potrebbe essere Twinkle dal menu, direttamente dal menu principale. Magari voleva indossarlo, non credo. Riesco a non pensarci. Ok, abbiamo trovato il primo oggetto. Molto bene. Come si fa a uscire da qua adesso? Da qui. Allora, ragazzi, abbiamo... Sentite, andiamo ancora avanti un pochetto. Dovete andare da qualche parte? Sì. Facciamo ancora un pezzetto. Allora, qui abbiamo trovato il vestito. Cioè, come in 20 minuti sono riuscito a fare quello, magari in 20 minuti riusciamo a fare l'altro. Perché io a mezzo l'una meno un quarto devo scappare. Tra l'altro, per stare con voi non mangerò. Mi immolerò alla dieta ferrea. I cartoncini però dovrebbero essere qua. Speriamo. Ok, vai. Urge un Kickstarter, assolutamente. Rischio perché non hai letto. Per il tetano in Lombardia non chiamano. Ognuno... No, ma anche da me non chiamano, è il datore di lavoro che chiama. Da noi ci monitorano perché ci fanno fare la visita tutti gli anni ed è il datore di lavoro che mi dice guarda che ti manca la titetanica, se no dall'ASL anche da noi non ti chiamano. No, no, assolutamente. Vuoi farti sentire in colpa? No, assolutamente no. Ma questo si può... No, ok. Oh, è fighissimo sto gioco, ragazzi. Veramente figo. Invece Elden che sto giocando, che ho detto peste corna anche al buon Su, che ha detto che a lui gli sarebbe piaciuto provarlo. Una volta che capisci che ha dei ritardi e dei problemi al... che ha proprio lui, penso volutamente anche, dei problemi ai controlli, un pochino proprio come Dark Soul. Godibile. Bestemmioso, bestemmiosissimo, ma godibile. Allora, voglio andare dritto per dritto dal boss. Quindi non perdiamoci nell'andare in 3000 posti a cercare altre munizioni extra, perché tanto giocando a facile sembra abbastanza easy la baracca. Ecco, a lei avrei messo però una spadata alla Hollow Knight in basso. Non l'hanno messa. Non l'hanno messa. Mi sarebbe piaciuta. Almeno il PC del metalmeccanico deve guardare facendo così. Che cosa? Il tetano... Ah, il tetano. Non si rischia rischio di solito... Invece a noi no. A noi serve l'obbligo. A noi serve l'obbligo. Proprio come lavoro. Perché lavorando sui treni penso che... Sapete com'è. La pulizia è quella che è. Quindi loro cercano di... Sempre di pararsi un pochino. Devo andare di là. Ok, quindi te non mi serve niente. Però probabilmente se mi dici di andare lì, lassù probabilmente c'è qualcosa. Non lo ricordo. Carichiamo e riswitchiamo PG, perché con lei sono più a mio agio. Lampadario!
Avevo un amico, si abbronzava, si chiamava Lampadario. No! Aia. Andiamo, va. Se c'è il fantasmino lo dobbiamo saltare, perché tanto non si può fare nulla. Ok, ci carichiamo. È fighissimo questo gioco, ragazzi. Lo voglio poi giocare sicuramente, anche perché non è tanto lungo, e quindi lo voglio poi giocare a un livello di difficoltà un pochino più alto, che però, se non ricordo male, a detta di Twinkle è accessibilissimo. Sempre avanti. Beh, tre cose di vita me lo posso permettere. Allora, adesso qua salta fuori una di queste statue. No. Una di queste statue diventa... Gli esce il capello e diventa quelle teste volanti. Allora, devo andare... Ok, qua. Perfetto. Però qua... No, ho detto che non mi devo far tirare da andare in giro a esplorare. Anche banalmente, se uno lavora all'orto è meglio che... Sì, quello sì. Quello sì, con gli attrezzi dell'orto, poi... Mamma mia, non scherzare. Tra terra e ruggine. È pazzesco. Servirebbe assolutamente. Ciao Pucce! Grazie mille ancora, caro. Mi ha fatto veramente piacere rivederti. E grazie mille per la resub. Grazie davvero. Vero, mi ero dimenticato che con lei posso fare questa bellissima figata di mossa. Tra l'altro posso ghiacciare il lampadario, secondo voi? Fatemi un po' provare. Sì, viva il pinguino! Tutti volere pinguino DeLonghi, è solo una tacca di vita, però. È un lamparagno, esatto! Soprannominato da me l'altra volta Lampa Merda, perché tutte le volte mi dimenticavo che mi sarebbe staccato e mi sarebbe sceso in testa, e quindi era diventato Lampa Merda. Oh. Olè! Sto perdendo tanta vita inutilmente. Ok, allora qua c'è lei. Però no, la prendiamo con... Devo andare... stupido. Stupido sexy quadro. Devo andare in là. Orgoglio, sono pieno, quindi non mi interessa. Questo lo sciottiamo. Qua bisogna fare attenzione perché devo... Ok. Sembra banale, ma non lo è questo. Che bisogna trovare il timing veramente giusto. Basta. Maledetto. Non me lo ricordavo e non me l'aspettavo. Vabbè. Forse è ancora più facile di qua. Bene, allora quel quadro parte strambo. Ok, passiamo di qua. Le pubblicità, sì, c'erano tantissime, ma come quella del tabù anche, cioè ce n'erano veramente tantissime pubblicità razziste nel... Ma come, già solo, tra l'altro, che buone sono le cipolline peperlizia, mamma mia. E no, di nuovo, che pirla. Per lei pirla. E... che volevo dire? Mi ricordo più. Ah, aspetta, posso andarci con... momento. Perché mi serve. Come, non so se vi è capitato ultimamente di vedere i film della Disney vecchi, tipo Biancaneve, queste cose qua. Eccolo lì. Tutti hanno il disclaimer all'inizio. Tutti hanno il disclaimer, perché effettivamente ai tempi... c'era un politically correct allucinante. Posso salire da lì, secondo voi? No. No.
tutti i film hanno il disclaimer. Io che ne sto riguardando tanti coi bimbi e mi rendo conto proprio di quello. Ma già solo in Cenerentola, mamma mia, che robe. Robe allucinanti. Dumbo, in Dumbo praticamente è terrificante. E la scena che c'è quando praticamente arrivano col circo e... Ah, qua serve l'ombrello. La scena dove arrivano col circo e lo montano sotto la pioggia, sono tutti di colore che montano il circo, se ci fate caso. Sono tutte persone di colore. Per me alcune cose esagerano, è diventato un partito preso. Sì, ma è vero, anche io concordo che in certe cose devono sempre capire che una volta purtroppo la società e la mentalità era diversa, quindi... Però loro cosa fanno? Utilizzano il disclaimer proprio per quello, dicono noi vi proponiamo sempre quella roba, badate bene che ormai i tempi sono cambiati e così è. Vogliono stare sempre un pochino... Oh, cosa ci fai tu qua? Che cazzo ci sei arrivata qua tu? Io mi fido a scendere. Un'altra? Un'altra che urla. Ok, qua apparentemente c'è un altro boss. Perché questa, il negozio quando c'è vuol dire che c'è il boss. Boss. Io ti dico che sono rivisto Yu Yu Hakusho e c'è un episodio estremamente transfobico. Ma perché qui... Ah già, pensavo di essere... Ci sono comunque sempre stati dei personaggi che ai tempi erano considerati ambigui. E quindi, sì. Non ho preciso la puntata in cui tu dici, ma so che comunque sì. Non è l'unico Yu Yu ad avere delle cose del genere. Allora, il coniglio come si faceva? Cosa mi faceva già il coniglio? Il coniglio mi aveva fatto penare. Perché mi... Ecco, ok. Cosa faceva il coniglio? Fatemi un po' vedere. Allora, ok, ok, ok. Ok. Switchiamo. Vedete questo? No! Bastardo! Bastardo, si è spostato! Maledetto! Maledetto conigliastro! Conigliastro fetente! Cosa posso usare con lei per fargli un po' di male? Il cannone non serve a un cazzo. Il coso per curarmi non mi... Proviamo con le bombe o con le mine. Proviamo con le mine, dai. Piazziamo una mina lì. Ho fatto niente, l'ho fatto fresco proprio. Ma pensate che mi sono giocato... Mi sono giocato il... L'attacco special, che pirla. Praticamente in una puntata sono in un castello, c'è una guardia praticamente donna che viene colpita lì e scoprono che un uomo lo insulta dicendo che è un abominio. Non so, sì sì, ma è... ma è assurdo, assurdo. Concordo. Però purtroppo una volta la testa era quella. I disclaimer sui film di Moana, no, su quelli non credo. Mi dico solo... Ah, ok, ho già letto quello. Allora ragazzi, dai, facciamo questo boss e poi magari stacco un pochino prima, tanto ci vediamo domani mattina. Allora, adesso ponderiamo bene, Devo resuscitare... Ah, è vero, cazzo, devo rianimare lei. Mi ero dimenticato. Mi sembrava che non cambiasse.
Manca un dash in questo gioco. Ok, prima fase. Ah no, è finita. Vero, gli arriva il super lampadarione in testa e muore da solo. Uccida questo, vero? Mi ero dimenticato di questa cosa. Ok, tra l'altro mi è andata bene. Un punto e un punto di vita. Ok, adesso abbiamo trovato i calzoncini e siamo contenti. I film di Moana sono sempre attuali, assolutamente. Quello vero, quello vero. Comunque, signori belli, io vi consiglio questa roba. Su Switch non va, perché sapete che Nintendo it's closed. E neanche mi becca il YouTube della chiavetta 8-bit. Però... ho provato? Non mi ricordo se ho provato. Però va da Dio, va che brucia. Pad cinese da 13 euro su AliExpress. Va molto molto. I calzoncini localizzati. Perché non mi interessa se questo dovrebbe venire barudai almeno un pochino. Cosa ho fatto, Maut? Cosa ho detto? Oni sarà entusiasta. Ok. Signori belli, io direi che possiamo andare a fare un ride. Allora, facciamo così. Un pochino di... quanto ci abbiamo messo? 10 minuti. La tentazione di provare a fare ancora un... sentite, ci proviamo? Ci proviamo? Perché la tentazione di provare a fare di trovare ancora un oggetto c'è. Proviamoci. No, però poi arrivo veramente troppo in ritardo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salvataggio, salviamo qua. No, no, non posso rischiarmela. Non posso rischiarmela. Allora, arrivo veramente troppo in ritardo. Ho pensato dopo che quest'oggi inizio mezz'ora prima. Quindi, boh. Ragazzi, siete dei dannati cuoricioni. Io rollo i crediti e solo questi e questi soltanto, ringraziando tutti quelli che ci sono stati, che ci saranno, no aspetta, com'è già la frase, ringraziando tutti quelli che ci sono stati, che ci sono, e che se qualora avesse visto qualcosa che vi piacesse su questo stream, ci saranno. Grazie Graziella e grazie a tutti voi, quelli che passano, e grazie a Devrock, tra l'altro grazie a Devrock, ho visto adesso, 46 minuti fa il follow, scusami se non ti ho ringraziato, spero che tu ci sia ancora, non sono maleducato, non l'ho proprio visto, sono rinco. Grazie Devrock per il follow, grazie Gomboni per il follow, grazie Puccettone per la resub, grazie Luchino per la resub, grazie Bradipina per la resub, grazie Glint per il follow, grazie Andrea per il ride, grazie alle sfide di Faccione, ci sfidiamo domani piuttosto, grazie Pupaz per il follow, grazie Cesar per il follow, grazie Atcat tra l'altro e Pierino per i beat che non ho ringraziato prima perché sono rinco, scusatemi, grazie Siemens per la sub ieri regalata da Retro Taverna e per il follow, grazie Umbe per il la resub, grazie Belgiusto per la resub buona e grazie Brarob per la resub anonima nascosta mentre ero off live, grazie carissimo, e grazie a Kabirian per aver condiviso i 3 stream consecutivi. Vi ricordo domani mattina che ci vedremo alle ore 9 super giù, connessione permettendo, con il primo fantastico episodio e la prima lezione de il giapponese secondo pezzo, si è spenta la luce, va bene, il giapponese secondo pezzo format, dove esploreremo la crosta della lingua giapponese insieme a voi, quindi carta e penna, munitevi di tanta tanta pazienza e tanta voglia di provare a imparare a dire almeno 4 cagate sul giapponese. Andiamo a fare un ride. Allora, c'è il Ciolo, dobbiamo andare dal Ciolo, sta giocando ai football e vado perché è simpatico e ieri mi ha raidato e i raid vanno sempre restituiti, quindi andiamo dal Ciolone, raid Ciolo, si scrive come Ciolo, no? Sì, come Simeone. Balboa, signori, è stato un piacere, grazie mille a tutti, grazie Graziella, grazie a tutti voi, grazie Giniu, grazie Luca, grazie Fede, grazie Judy, grazie Tech, grazie Maut, ora facciamo la cronaca, uno streamer salta a pranzo e rimane con l'altra sua, dichiaro la tentazione di esplorare ancora un pochino. Ciao Tech, ciao Peppe, ciao Zu, ciao Mirien, ciao Judy, ciao Puccettone, ciao Zerone, ciao a tutti, ciao Ubi, ciao a tutti quelli che ci sono ancora, ciao a tutti quelli che ci sono stati e quelli che qualora volete ci saranno. Partiamo con Rai, bam! Andiamo dal Ciolo che sta giocando al gioco del calcio.
è stato cuorocione ieri a raidarmi, ieri pomeriggio sono passato a trovarlo ed è veramente molto molto simpatico. Salute a tutti, voglio bene, ci vediamo domani mattina ore 9, da pensionare tutto.